E noi siamo pronti a cominciare con Antonio Padellaro in questo venerdì post insediamento di Mattarella. Tante le reazioni politiche, molte ve le abbiamo raccontate in diretta, ma altre nel frattempo, ieri ve le abbiamo raccontate in diretta, ma nel frattempo appunto ci sono vari posizionamenti da parte dei partiti. Vi racconteremo tutto tra pochissimo. Viene a trovarci per la professoressa Fornero, facciamo il punto sul caro bollette, insomma restate lì. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio Tiziana, buon venerdì a tutti. Allora, il venerdì si chiude una settimana che è stata oggettivamente una settimana impegnativa. Luca Sappino, qual è il clima? Non un venerdì proprio normale, perché è il venerdì che arriva dopo il giuramento di Sergio Mattarella, e quindi la politica e anche il governo, Tiziana, fanno ovviamente i conti con il discorso che ieri abbiamo dato in diretta. E io da qua ti devo dare due notizie. La prima è che Palazzo Chigi ha smentito in maniera categorica alcuni retroscena che questa mattina volevano il presidente Mario Draghi, intenzionato, seguendo in qualche modo l'indicazione e il discorso di Mattarella, a modificare la struttura della cabina di regia con cui si prendono le decisioni a Palazzo Chigi, non più solo i ministri ma anche i capigruppo del Parlamento, questo per coinvolgere almeno un po' i parlamentari. Non è così, Palazzo Chigi ha smentito, la cabina di regia resta e resta con la sua formula attuale. L'altra notizia è che Mario Draghi ha incontrato tarda mattinata Giuseppe Conte, che forse ha approfittato dell'assenza per Covid di Matteo Salvini per venire lui a fare visita al Presidente del Consiglio. Conte, uscendo, ha detto che non è venuto a parlare di posti ma delle urgenze del Paese. Noi gli abbiamo anche chiesto del rapporto con Di Maio, si è limitato a risponderci dicendo che le correnti sono vietate da statuto nel Movimento 5 Stelle, chissà se questo sarà il capo di imputazione nel processo a Di Maio. Comunque Conte, a proposito di urgenze, ha battuto più volte ad esempio sul tema del caro bollette. Ecco lì la richiesta messa a portata al governo, dice Conte, servono risorse aggiuntive. Insomma, Conte è tornato a chiedere, come Salvini, un nuovo scostamento di bilancio. A proposito di urgenze, Luca, mi servi sul piatto il passaggio sul quale anche noi ci siamo interrogati, che è il caro bollette, il caro prezzi, e abbiamo provato a fare i conti per capire cosa significa ad esempio l'inflazione che si alza per tutti gli italiani, per le famiglie, per le imprese. Faccio vedere un assaggio del nostro pezzo. Per dire, avrei preso delle costate da fare arrosto, però lì una di quelle sta a 5 euro per dire, alla fine. Quindi invece oggi ho comprato la stessa quantità di carne, però pollame. 4 euro. Questo scontrino da 4 euro di quanto sarebbe stato 2 mesi fa? Di 4 euro sarebbe stato 2,50 euro. 50, 2,60. E insomma, capite che la differenza tra 2,50 euro e 4 euro è una differenza che può diventare davvero significativa per le famiglie, ma non solo di famiglie parleremo anche di imprese, anche di lavoratori più in generale. Per farlo vi porto in Sicilia, dove c'è Giordano Giusti. Giordano. Tiziana, ben ritrovati a tutti e buon pomeriggio. Siamo al porto di Mazara del Vallo e quello che vedete alle mie spalle sono i pescherecci, che sono alcuni in partenza, alcuni saranno fermi per settimane perché aumentano i costi, aumenta soprattutto il gasolio. Qui per fare un pieno per un peschereccio di 30 metri oggi si spende 70.000 euro. Qualche mese fa se ne spendevano 40, nel 2020 se ne spendevano 20.000 euro. Ovviamente è un'emergenza per un settore importante qui nella zona, che è costretto a fare i conti con l'aumento dei costi, non soltanto del gasolio ma anche del ferro, dell'acciaio, della manutenzione. Solo per tenere fermo un peschereccio si spendono sui 10.000 euro al mese. Tra poco saliremo a bordo di uno di questi pescherecci, perché non è soltanto un lavoro usurante quello di chi va per mare, è un lavoro anche rischioso, come sappiamo dagli ultimi eventi che hanno coinvolto anche Mazara del Vallo con il sequestro in Libia di fine 2020, ma è un lavoro che sta diventando quasi controproducente. C'è chi ci ha raccontato, e poi li sentiremo, che non conviene più andare per mare, conviene starsene a casa. Quindi tra poco cercheremo di capirne di più dalla viva voce di chi lavora qui tutti i giorni. Torniamo da te più avanti, Giordano, e quindi, come avete capito, cerchiamo di raccontarvi il paese anche a partire dalle parole di Mattarella, che sulle urgenze ha posto forte l'accento. L'urgenza e le urgenze del Paese, la dignità e le tante dignità
che non vengono tenute in considerazione. Saluto Antonio Padellaro, stavo dicendo direttore del Fatto Quotidiano, avrei sbagliato, ma fondatore, per carità, è per sicuramente carità. Vero, per carità, me ne guardo bene. Ben trovato Antonio, come stai? Grazie. Bene, voi bene, spero. Abbastanza bene, abbastanza bene. Alessio, da dove partiamo? Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano in edicola, il commento al discorso di ieri di Sergio Mattarella, ovazione alla legge che bloccano loro, 55 applausi, soprattutto contro i giudici. E poi a pagina 2 c'è il pezzo di Antonio, al settennato sopravviverà soltanto lui. Soltanto lui, perché... Tu giustamente dici, non so se l'ha pensata così, ma certo è che alla fine, fra 7 anni, tutti questi protagonisti che oggi sono in campo, chi può dirlo se saranno ancora lì? È corretto, Antonio? Assolutamente, Highlander gli fa un baffo a Mattarella. Senti, ma era un discorso da settennato perché? Beh, intanto è un discorso che... toglie di mezzo tutte le illazioni sul mandato a termine, no? Come quello di Napolitano, cioè si è detto se Mattarella resta, magari resta fino alle elezioni politiche del 2023, poi altro ci che... sarà un nuovo Parlamento. Tra l'altro, ti ricordi Parlamento... che ci eravamo anche un po' scandalizzati, perché il primo a parlarne mi sembra che fu Giorgetti, no? Quando disse sì. Beh, Mattarella potrebbe rimanere per un periodo, insomma. C'era no, suonato no. Un po' strano il presidente a tempo, no? Mattarella, vabbè, insomma, aveva detto che non sarebbe tornato, poi è tornato, lasciamo perdere, ormai appartiene al passato, però essendo lui un interprete fedelissimo della Costituzione, è chiaro che non potrà mai accettare un mandato mutilato. Quindi era evidente che lui... in questo discorso facesse un piano, illustrasse un piano di 7 anni, cioè le urgenze che dovranno essere affrontate e risolte. Ci sono alcune cose, se posso, che mi lasciano un po' perplesso, perché è stato un bel discorso sicuramente. Lasciamo perdere gli applausi, che erano applausi, come dire, di sollievo da parte di un Parlamento che comunque vede un... Io abbiamo scritto, non sono stato solo io, si è parlato di uno 0-0, no? In fondo tutto è rimasto un po' come prima. Però gli applausi a delle belle frasi, per esempio quella sugli anziani, no? Io ovviamente parlo per fatto personale. Dignità... e rispetto degli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga. Ora, io non ho capito bene che vuol dire, cosa voglia dire il Presidente. Cioè, quando si dice adesso però dalle parole ai fatti, su questo tema non so bene... Cioè, come si traduce? Come si traduce? L'altro aspetto riguarda i giovani. Voi sapete, sappiamo tutti, che oggi sono state... delle importanti manifestazioni in tutta Italia, dei ragazzi, degli studenti. Studenti in tutte le città, soprattutto dopo l'incidente di Torino in cui la polizia ha picchiato parecchio i ragazzi, che erano manifestazioni per ricordare Lorenzo Parelli, il ragazzo che anche Mattarella ha ricordato nel suo discorso. Esattamente, che anche Mattarella ha ricordato, ricordiamo, morto mentre era impegnato nel progetto scuola-lavoro. Allora, anche qui Mattarella dice una cosa importante, dice dignità e rispetto, scusate, è doveroso ascoltare la voce degli studenti che avvertono tutta la difficoltà del loro domani. Allora, io credo una cosa, penso che se si, per passare dalle parole ai fatti, bisognerebbe per esempio... che il Presidente del Consiglio o un ministro delegato, il ministro dell'istruzione, cominciassero a girare l'Italia per incontrare gli studenti. Cioè, perché gli studenti devono andare in piazza per far ascoltare la loro voce e il governo non deve andare dagli studenti per ascoltare quello che hanno da dire? No, mi è chiaro il tuo punto di domanda.
Evidentemente il presidente Mattarella ha messo sul tavolo una serie di temi, alcuni più o meno condivisibili, ma una serie di temi. Adesso però sta ai partiti e al governo decidere se mettono la prima e partono con la macchina oppure no rispetto a quei temi. Ma questo ci porta dritti dritti a capire chi lo fa questo governo, chi decide, chi non decide e come stanno messi i partiti. Da dove vogliamo cominciare la nostra disamina? Dal Movimento 5 Stelle, dall'incontro che c'è stato questa mattina, ce l'ha ricordato anche Luca Sappino, tra Conte e il Premier Draghi. Sono qui non a parlare di caselle di governo, ma di urgenze per i cittadini, quello che abbiamo dichiarato a Draghi, che noi manteniamo la parola. Siamo qui a ribadire la nostra massima compattezza per rilanciare l'azione del governo. Adesso poi arriviamo a questa massima compattezza. Luca, sappiamo qualcosa di più dei toni, dei contenuti dell'incontro? Allora, innanzitutto ti devo raccontare che la comunicazione di questo incontro è arrivata tutta da lato Movimento 5 Stelle, perché l'apparato comunicativo di Palazzo Chigi è impegnato a Palermo un'iniziativa sul PNRR evidentemente, ma insomma Conte uscendo ha raccontato di aver visto Draghi concentrato e consapevole delle urgenze e ha anche detto che da oggi in poi i due si aggiorneranno spesso. Allora, una serie di questioni, Antonio, che valore ha questo incontro? Draghi che incontra Conte, che rappresenta un movimento che ha una schiera di parlamentari e che però è un movimento in questo momento diviso, al di là della massima compattezza di cui parla Conte. Che significa questo per Draghi e che valore ha l'incontro? Beh, non è un mistero che Giuseppe Conte si è opposto alla elezione di Mario Draghi al Quirinale, con la motivazione anche abbastanza diciamo seria, che in questo momento perdere Draghi come Presidente del Consiglio non sarebbe la cosa migliore. Quindi è chiaro che questa una frizione l'ha creata, no? Perché insomma, non credo che Draghi fosse felicissimo di sapere che il leader del maggior partito presente in Parlamento aveva deciso di non votarlo. Quindi io credo che sia stata anche l'occasione per un chiarimento, anche se i due non lo possono dire. Ho l'impressione che Conte per ora andrà avanti lealmente con l'appoggio al governo Draghi, ma che la prova del 9 saranno le elezioni di giugno. Ricordiamo che ci sarà un importante test amministrativo. In Italia le elezioni non finiscono mai. Voteranno città come Palermo, L'Aquila, Verona, Padova, Catanzaro, insomma tante. E è chiaro che se il Movimento 5 Stelle dovesse andare male, e in genere alle amministrative non va bene il Movimento 5 Stelle, i problemi per Conte diventerebbero all'interno del Movimento 5 Stelle molto pesanti, e la linea che sostiene che la presenza al governo del Movimento 5 Stelle non fa bene al movimento, sarebbe rafforzata. Insomma, non è un mistero che il Movimento 5 Stelle e la Lega siano i partiti un po' più ballerini di questa maggioranza, e non è un mistero che qualcuno ipotizza che questo governo possa essere messo in crisi prima o dopo l'estate per i movimenti di queste due formazioni. E tra l'altro mi colpiva, no? Perché queste sono le ore in cui i vari leader dichiarano e ciascuno dice rilanciare l'azione di governo. Ora, quello che immagino io, Antonio, è che se si rilancia l'azione di governo e si decide di andare in una direzione, essendo che sono tutti nello stesso governo, inevitabilmente se rilanci l'azione nella direzione favorevole, diciamo, agli ideali, alle intenzioni di un partito, evidentemente scontenti un altro. Quindi c'è anche questo elemento, che più acceleri e più rischi di scontentare qualcuno, corretto? E qui diventa di nuovo fondamentale il ruolo di Mario Draghi, del Presidente del Consiglio. Anche qui, visto che non ci sono dei misteri nella politica italiana, lo sappiamo tutti che Mario Draghi, perché l'ha detto lui nella famosa conferenza stampa di prima di Natale, che in qualche modo lui, non dico che riteneva esaurito il suo ruolo,
e il suo compito, ma insomma sì, c'eravamo quasi. Ora è evidente che se queste tensioni, come dici giustamente, questa corda verrà tirata, attenzione che la corda si spezza. Mario Draghi, possiamo dirlo, anche lui è molto avversato in alcuni ambienti, eccetera, però non credo che abbia, se smette di fare il Presidente del Consiglio, abbia problemi per ricollocarsi, no? Non lo so, non mi sembra. Chiaro che il fatto che Mario Draghi... Cioè, tu dici, a un certo punto potrebbe dire, ma chi me lo fa fare? Sai che c'è, sbrigatevela da soli, insomma. Ecco, e a quel punto metterebbe questi partiti che tirano da una parte e dall'altra, stavo per dire in braghe di tela, ma non so se si possa dire... Ah, sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. Senti, questi partiti che tirano, abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle, su quale Movimento 5 Stelle? C'è qualcosa su Di Maio? Oggi non ha dichiarato Di Maio? No, non abbiamo, credo abbiamo... No, perché insomma c'è questo dualismo Conte-Di Maio, siccome abbiamo visto Conte che ha fatto sapere che si è visto con Draghi, eccetera, eccetera, ma quella partita lì come si chiude? Tu che un po', insomma, il movimento l'hai studiato, lo conosci, si sta occupando di Ucraina. Ci ha fatto sapere qualcosa in particolare? C'è stata una telefonata sul caso Ucraina, ma non, insomma, sta lavorando come ministro degli esteri. Come ministro degli esteri, che sarebbe poi... Ha parlato poi... col ministro francese Le Drian, quindi al lavoro sui dossier del suo ministero. Come si chiude questa partita, Antonio? E poi si chiude o è soltanto destinata ad essere rimandata? Ma ho l'impressione che prima di chiuderla o di rimandarla, il movimento dovrà decidere una questione fondamentale, anche per Di Maio, il problema dei due mandati da portare a tre. Insomma, già. Appunto. Perché di qui a un anno c'è il problema che Di Maio non può più entrare in Parlamento, cioè al prossimo giro lui teoricamente, secondo le esatto, regole del movimento, come visitatore. Non c'è. Allora, delle due l'una, siccome Di Maio è giovanissimo, ed è molto ambizioso, giustamente, non credo che voglia ritirarsi a vita privata, o il movimento modifica questa regola e quindi gli consente di continuare a fare politica, o lui si crea un altro movimento con altre regole. Certo, e quindi risolve il problema altrimenti. Andiamo dall'altra parte, Alessio, dove ci porti? Centrodestra, Giorgia Meloni, questo è un post su Twitter del Secolo d'Italia. Meloni, la Lega ha alzato la voce nel Consiglio dei Ministri, ma cambia poco. Alla fine vince sempre Speranza. Siamo ancora al tema della didattica a distanza differenziata per chi è vaccinato e chi ma non lo è. Ma vogliamo dire che è un pretesto? Così. L'emoticon è questo. No, nel senso, Antonio, che nel giro di una settimana, siamo ad una settimana, no, dall'elezione del Capo dello Stato, la Meloni tutti i giorni più o meno ha detto qualcosa contro Salvini. E lì il tema è questo, no, di questa competizione, ed è un'azione che per Salvini probabilmente diventerà sfiancante, anche perché se lui rimane al governo, quella dinamica di essere un po' di lotta e un po' di governo, abbiamo visto nei sondaggi, non lo paga, almeno fino ad oggi non l'ha pagato, mentre lei ha campo libero evidentemente. Sì, io penso che si siano un po' tagliati i ponti alle spalle, nel senso che è difficile pensare a un'alleanza di centrodestra compatta, coesa, solida, che va avanti e che conquista tante amministrazioni locali, come è avvenuto in passato, non all'ultimo round, dove hanno perso clamorosamente, ricordiamolo, Roma. Beh, Michetti a Torino, Roma, no? Napoli, anche a Milano. Bologna. Mm. Ecco, è possibile che alle prossime amministrative sopravviva il cartello elettorale del centrodestra, no? Qua e là. Ma il progetto di conquistare il governo mi sembra un pochino che si sta allontanando, anche perché Berlusconi, anche nell'intervista di oggi, molto interessante, sembra proiettato più verso un'alleanza, più che un'alleanza, verso la proposizione di un centro forte, di cui Forza Italia dovrebbe essere il perno, uno dei perni, piuttosto che a lavorare insieme alla Meloni e all'estrema destra. Salvini mi sembra molto trattenuto dal partito dei governatori, che è molto forte nella Lega, che vogliono una Lega
di più, non di, di lotta, la vogliono di governo, non la vogliono la lotta, perché tra l'altro la lotta sarebbe contro di loro, in quanto loro sono al governo di queste amministrazioni. Quindi ho l'impressione che è vero che, la, che per la Meloni si aprono de vaste praterie grazie all'opposizione, quindi può aumentare i suoi voti. Il problema è sempre quello della destra. Che ci fa con questi voti politicamente? Sì, sì, qualcuno tenerli... dice se poi di voti ne prendi tanti tanti, il caso Movimento 5 Stelle insegna, gli altri alla fine si imparentano con te e tu governi. Però, insomma, mentre i 5 Stelle non erano, erano una galassia composita, l'identità di Fratelli d'Italia è un'identità chiara, quindi bisognerebbe vedere se poi funzionerebbe allo stesso modo. Allora, noi abbiamo qualche minuto di pubblicità e torniamo da Antonio Padellaro, arrivano anche gli altri ospiti, solo qualche minuto. Che succede? Che è successo? Fatemi vedere, Sappino. C'è un camion a Montecitorio. C'è un camion, è un trasloco. La spesa di Sappino. No. Sì, è un altro trasloco da rifare, non solo quello di Mattarella, ma sono gli operai al lavoro per riportare, Tiziana, i banchi per i deputati in transatlantico, perché ieri sera la capogruppo di Montecitorio ha deciso che, terminato il lavoro dei grandi elettori, i deputati hanno di nuovo bisogno di essere distanziati, quindi ai giornalisti verrà di nuovo nuovamente interdetto il transatlantico, il corridoio. Quindi restano le norme di sicurezza del Covid che avevamo conosciuto prima. Sì. Questa, diciamo, il riposizionamento, vedi, quello è un banco, da lì i deputati possono votare, il riposizionamento di questi banchi permetterà però ai deputati di non fare più la sospensione di 3 ore, ogni 3 ore per la sanificazione dell'aula. Mi sembrava un'immagine degna di nota, certo. La pandemia non è proprio finita, almeno qua. No, non ancora, anche oggi faremo un passaggio su questo. Grazie Luca, andiamo in pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con Antonio Padellaro e poi gli ospiti che ci raggiungeranno. Siamo di nuovo in studio e siamo in compagnia di Antonio Padellaro, Fatto Quotidiano e non solo. Alessio, da dove ripartiamo? Abbiamo accennato al tema della pandemia in chiusura, col camion che sta portando via gli ultimi ricordi del periodo quirinalizio alla Camera. Marche in arancione da lunedì, il resto d'Italia non cambia, scendono i dati sull'incidenza e l'indice di diffusione del contagio, si abbassano anche le terapie intensive, mentre l'iPad danza. Il ministro Speranza si va verso una fase nuova. Che, diciamo, detto da Speranza, è di solito estremamente prudente, è qualcosa che ci incoraggia. Luca, quando è previsto il prossimo Consiglio dei Ministri per ritoccare le misure anti-Covid? Ecco, io non ti so dire quando comincia questa fase nuova di cui Speranza ha riparlato anche questa mattina, perché al momento non è fissato nessun Consiglio dei Ministri per, in realtà tra le cose che mancano a fare è rivedere ad esempio il sistema dei colori, e alcune fonti mi dicono che in realtà sarebbe intenzione del governo aspettare però la completa entrata in vigore di alcune norme e magari anche vedere come va da dopo il 10 febbraio con l'addio alle mascherine all'aperto in zona bianca. Tra l'altro ricordiamo che dal 15 febbraio non si entra al lavoro se si ha più di 50 anni e non si ha il Super Green Pass, quindi diciamo il tema esiste. È Luca? Cioè ci sono delle misure molto stringenti che nel frattempo vanno in vigore. Peraltro ci sono alcune misure che il governo non ha alcuna intenzione di rimuovere, come ad esempio la validità del Green Pass, che si vuole mantenere almeno fino all'estate. Quindi diciamo questa fase nuova passo passo. Antonio, aiutaci a decrittare. Intanto, se io leggo che Speranza dice fase nuova, adesso ribadisco, sono 2 anni che viviamo con la pandemia e certamente Speranza è sempre stato estremamente prudente, no? Quindi se dice fase nuova è perché i dati ci permettono di ragionare in maniera ottimistica. Siamo d'accordo su questo punto? Sì, siamo d'accordo, perché diciamo, è la natura che aiuta, esatto. Peraltro abbiamo già sperimentato questo, tu intendi, andiamo verso la primavera e le cose cominciano ad andare meglio. Ecco, allora, siccome, come dicevi, per 2 anni abbiamo sperimentato
l'aspetto positivo, nel senso migliore della parola, della primavera e dell'estate, ma abbiamo anche sperimentato l'impreparazione nel momento in cui le cose cominciano di nuovo ad andare male, quando cioè arriva l'autunno e l'inverno. Non sarebbe il caso che il governo preparasse un piano per affrontare la terza eventuale, ipotetica, speriamo di no, ma possibile ondata pandemica, piano sulle vaccinazioni, un piano sulle terapie intensive, un piano per aiutare le residenze per gli anziani che sono ricoverati nelle residenze. Cioè tutto ciò che serve per affrontare preparati un'eventuale ondata che probabilmente, ci dicono i virologi, ci sarà, forse non con la virulenza di quella che abbiamo attraversato in questi mesi. Ecco, a proposito di Mattarella, a proposito di porre le basi di un progetto per i prossimi anni, per i prossimi mesi, non sarebbe il caso che i ministri cominciassero a discuterne? No, anche perché abbiamo sperimentato le nostre fragilità trovandoci impreparati di volta in volta ad un certo punto della stagione, no? Cioè arrivavamo a settembre e cominciavamo a vedere i contagi che salivano e di nuovo le stesse emergenze che avevamo sperimentato un anno prima. Quindi se magari ci potessimo arrivare un po' più preparati, sono d'accordo con Padellaro, sarebbe cosa buona. Antonio, grazie per essere stato con noi, grazie sempre. Adesso grazie a voi. Intanto che vado a salutare gli ospiti che ci hanno raggiunto, Alessio, vorrei un po' riavvolgere il nastro di quello che abbiamo vissuto ieri. Immagini, parole, suoni, ieri la cerimonia per il giuramento e poi il discorso di Mattarella, l'insediamento. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica. La stabilità, di cui si avverte l'esigenza, è quindi fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. La dignità. Dignità è azzerare le morti sul lavoro, dignità è opporsi al razzismo e all'antisemitismo, dignità è impedire la violenza sulle donne, dignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. Desidero ricordare in quest'Aula il presidente di un'altra assemblea parlamentare, quella europea, Davide Sassoli. Auguri e la nostra speranza sono state sue ultime parole in pubblico, dopo aver appena detto la speranza siamo noi. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Allora, do il benvenuto agli ospiti di oggi. Saluto Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Ben trovato, Massimo. Eccoci. Buon pomeriggio a voi. Fatemi vedere Claudio Velardi, giornalista, saggista. Eccoci Claudio, ben trovato. Buonasera. E saluto Luca Sommi, firma del Fatto Quotidiano. Dove sei Luca? Eccoti, ben trovato. E allora, mi veniva da pensare, mentre guardavo la ricostruzione, che inevitabilmente è super parziale, quello che ieri ha detto Napolitano, Napolitano, ops, lapsus. Mattarella, mi veniva da pensare... ci avremmo dovuto mettere il doppio del tempo se avessimo tenuto gli applausi, no? Perché ogni cosa che diceva poi sul capitolo dignità ogni volta era applauso a scena aperta. Quindi, diciamo, per brevità abbiamo tagliato gli applausi, ma come sapete ci sono stati assai applausi. Luca, comincio da te e ti chiedo, il discorso di Mattarella, quanto ha parlato ai partiti politici in premessa?
Ha parlato tantissimo ai partiti politici perché lui era lì suo malgrado. Lui lo aveva detto tantissime volte che non voleva fare il bis, anzi aveva anche suggerito una modifica costituzionale di quell'articolo 85 che prevede il Presidente della Repubblica eletto per 7 anni. Lui suggeriva una modifica, ci vorrebbe lì una virgola, e non più rieleggibile, perché se la cosa diventa prassi va messa per iscritto, visto e considerato che i partiti non riescono a risolvere i loro problemi e quindi demandano sempre la figura del papà al Presidente della Repubblica. Però guardando quel discorso e sentendo questi 55 applausi in 37 minuti, c'è un record del mondo, un Guinness, mi veniva in mente, mi rimbalzava in testa una frase famosa di Napoleone che diceva «Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas». Dal sublime al ridicolo non c'è che un passo. Ed è verissimo, perché il sublime era incarnato dal presidente Mattarella, che nonostante tutto ha accettato di fare un secondo mandato, nonostante avesse anche suggerito di modificare la Costituzione. E ha fatto un elenco di mancanze che sono colpa dei partiti che lo stavano ascoltando. Quindi il sublime era un passo dal ridicolo. Da coloro che non sanno fare nulla, l'impotenza plastica della politica la si vedeva lì. Applaudivano come dei fantozzi. Nell'applauso, tu dici. In modo molto elegante stava dicendo che non stavano facendo quello che dovrebbero fare. Autoindulgenza, mi verrebbe da dire. Chiedo però a Claudio Velardi. Claudio, proviamo a tradurre i commenti al discorso di Mattarella, perché se Mattarella, dicendo le cose che ha detto, ha parlato ai partiti, e poi mi dirai come la pensi tu, vediamo cosa hanno capito i partiti e come hanno reagito. E ovviamente Claudio, che per noi fa quasi sempre il traduttore, ci tradurrà, prego Alessio. Cominciamo dal centrodestra. Vai. E cominciamo da Giorgia Meloni. Abbiamo anche una grafica che riassume il pensiero, il commento a caldo e anche un po' qualche ora dopo della Presidente di Fratelli d'Italia. Ho condiviso diversi passaggi del discorso di Mattarella, ma questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione. I passaggi più convincenti sono quelli contro le correnti del CSM, la bacchettata al governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e il tema dei diritti delle opposizioni, che non ha citato ma Meloni ha interpretato così, dice. Lo considero in significativa discontinuità con il Presidente precedente. Questo significativa discontinuità con il presidente precedente. Ieri con Mentana ci eravamo un attimo ingarellati perché è un'espressione un po' involuta. Prego Velardi, traduzione, che no, ci ha detto Giorgia Meloni? L'espressione è chiarissima, cioè è in discontinuità con se stesso. È il signore che hanno applaudito tutti quanti ieri. Ma naturalmente non è così, diciamo, sono delle forzature propagandistiche di una leader, Giorgia Meloni, che è abbastanza sulla cresta dell'onda, ma non riesce ancora a fare l'ultimo passo, quello che può farla diventare come la leader più accreditata a vincere le prossime elezioni. Non riesce ancora a farla, questo passo, perché sta ancora confinata dentro l'area della propaganda. Per cui, pur essendo forte, pur dicendo spesso delle cose ragionevoli, è come se avesse paura di affermare la sua leadership fino in fondo. Io ti faccio questo esempio, guarda. Proviamo un attimo a immaginare se la Meloni avesse con un clamoroso colpo d'ala votato sì al presidente Mattarella in questa circostanza. Un'ora dopo Salvini sarebbe uscito di scena e la Meloni si sarebbe impadronita di tutto quanto il centrodestra. Questa è la mia, una valutazione politica, come vedi, ma questo sarebbe accaduto. Il problema è che la Meloni ancora non fa questo passo, per cui anche nelle dichiarazioni un colpo al cerchio, uno alla botte, sì, un po' meglio di quello precedente, che poi era sempre Mattarella, però ci è piaciuto quando ha parlato delle opposizioni, e grazie, io sono opposizione, quindi parlo bene quando Mattarella fa appello all'opposizione. Ecco, mi piacerebbe che Giorgia Meloni, che al momento è la leader più popolare di questo paese, facesse l'ultimo miglio e diventasse a pieno titolo e a tutto tondo leader di un centrodestra moderno, positivo, propositivo, e in questo ruolo avesse la forza e il coraggio di candidarsi a dirigere il paese. Allora c'è una persona che certamente la Meloni la soffre ed è Salvini. Qui la traduzione ce la facciamo fare da De Manzoni. Alessio.
Salvini si è concentrato su un passaggio, che è stato un passaggio significativo, l'abbiamo sottolineato anche ieri nel discorso di Mattarella, cioè la giustizia e la tirata d'orecchi a partiti e CSM. Bene, Mattarella, sulla giustizia, adesso si passi ai fatti con i referendum che, lo ricordiamo, sono pendenti e che la Lega ha sponsorizzato da subito. Allora, è evidente che ognuno mette il cappello su quello che gli piace di più e su quello che può, dopodiché poi ti chiedo, Massimo, intanto cosa leggi tu in questa scelta precisa di Salvini e quanto poi alcuni temi sono destinati ad essere dei titoli, nel senso che c'è un anno di governo Draghi e parliamone, voglio vedere chi fa cosa e in quale direzione si va. Prego, Massimo. Sì, lasciami dire però una cosa prima di quello che è stato detto finora, che cioè De Lardi dà un suggerimento tattico alla Meloni, ma il problema sta tutto in quella ultima frase di quel comunicato. Mattarella, la discontinuità. La Mattarella che abbiamo sentito ieri non è il Mattarella, o comunque non è stato il Mattarella dei 7 anni precedenti. Cioè, ieri Mattarella sembrava arrivato da Marte, ma quando parla del Parlamento che centrale, i cui diritti vengono calpestati, beh, è successo negli ultimi anni questa cosa qui, in particolare negli ultimi 2 anni, ma ormai saranno 4 o 5 anni che la legge di bilancio arriva fuori tempo massimo, e la legge più importante che deve votare il Parlamento normalmente in condizioni di normalità, e non riescono neanche a discuterla, un ramo del Parlamento addirittura non l'approva. Sono anni che andiamo avanti a colpi di decreti e di fiducia in cui il Parlamento non tocca palla, neanche quando si tratta di diritti costituzionali come è successo nell'ultimo anno. E il custode di queste cose dovrebbe essere Mattarella, non lo ha fatto. Idem per la magistratura, mi fa piacere che Mattarella faccia 10 minuti di sparata contro la magistratura durante il suo discorso, ma è il capo del CSM e i problemi della magistratura, Palamara, non c'era ancora l'epidemia quando è scoppiato il caso Palamara, non è stato fatto nulla, vogliamo sperare che lo faccia da adesso in poi? Può darsi, però oggettivamente pensare di aderire con questo entusiasmo all'elezione di un presidente il quale aveva detto e ci aveva spiegato benissimo i motivi per cui non doveva essere rieletto, e poi al primo intoppo, perché parliamoci chiaro, il Parlamento non era bloccato da settimane a cercare di trovare di eleggere. Avevamo fatto, cioè, si poteva votazione. Insistere, dici? Insomma, cioè, diciamo che appena gliel'hanno chiesto non ha avuto un'esitazione che fosse una a dire va bene, ci sono. Diciamo che le ricostruzioni che abbiamo fatto noi della Verità, abbiamo pubblicato un Istanbul ieri sul nostro sito, portano in un'altra direzione, con uomini vicini a Mattarella che hanno lavorato per questo obiettivo. Infatti io ero d'accordo con la prima parte del discorso di Sommi, non quando ha tirato fuori Mattarella da tutto questo. No, Mattarella fa parte di tutto questo. Cioè, Mattarella non è il sublime, Luca. L'ipocrisia degli applausi lo riguarda, perché è l'ipocrisia di chi applaude cose che avrebbe dovuto fare, ma di cui Mattarella, ripeto, era presidente in quel momento. Doveva fare. Napolitano, ti do ragione. Giorgio Napolitano bacchettò i partiti dopo aver accettato la rielezione. Lui ha avuto l'eleganza invece di non bacchettarli, ma diciamo che il monito era implicito nelle sue parole. Detto questo, sulla giustizia, che è un punto molto importante, è chiaro che ogni partito porta a casa quello che vuol portarsi a casa. D'altronde il Presidente della Repubblica è la figura di unità nazionale, quindi unisce tutti i partiti anche. Però sulla riforma della giustizia è paradossale quello che sta accadendo in queste ore. Stiamo ricordando, Sanremo si è ricordato l'importanza della memoria, no? Falcone e Borsellino. Ecco, Falcone e Borsellino sono stati sia giudici, sia magistrati, sia pubblici ministeri. Cioè hanno incarnato la funzione inquirente e la funzione giudicante di quell'organo. La riforma e il referendum che ha proposto Salvini va proprio in direzione contraria, vuol separare le due carriere. Quindi vuol far diventare i giudici solo inquirenti, i pubblici ministeri, scusate, solo giudicanti, i pubblici ministeri solo inquirenti. Quindi vedete che c'è sempre un po' di ridicolo. È stata approvata la riforma Cartabia, l'Europa ci chiedeva di accorciare i processi. La riforma Cartabia ha rischiato di abrogare i processi.
Lo sapete benissimo, dopo ci sono stati degli interventi per modificarla, ma c'era un rischio di abrogare tantissimi processi. La vera riforma della giustizia è quella di puntare su riti alternativi, sulla depenalizzazione di certi reati, sull'investimento, sulla struttura della magistratura. No, ma infatti il tema e la domanda che ci facciamo, Luca, è che è vero che questo è un governo di unità nazionale, però è chiaro che ci sono dei temi che sono complicati in sé, no? Cioè che poi, diciamo, possono far emergere ragionamenti, idee, pensieri rispetto alle soluzioni sono molto distanti tra loro, quindi insomma, in questo anno secondo me è praticamente impossibile immaginare che qualcosa di serio si faccia. Ma come si fa non a mettere insieme l'idea di giustizia del Movimento 5 Stelle con l'idea di giustizia di Renzi e di Salvini? Come fai a metterli insieme, Claudio? Non ce la fanno. Ah, questo non lo so, questo lo si vedrà. D'altro canto adesso il Presidente della Repubblica, dopo il discorso di ieri, se ne sale al Quirinale e linea di massima e lì resta. No, nel senso che non dobbiamo mai poi dimenticare che adesso abbiamo avuto una fase in queste settimane in cui abbiamo detto che il Presidente della Repubblica era la cosa più importante, più incredibilmente cruciale della vita nazionale, e dal punto di vista dell'appuntamento politico è chiaro che la scadenza era importante. Ma detto questo, poi le funzioni del Presidente della Repubblica in Italia sono chiare, sono altri quelli che governano, che decidono, che fanno le leggi, lui ha determinati poteri, peraltro devo dire Mattarella li ha anche interpretati i suoi poteri con una certa discrezione, diciamo, non come li interpretò invece a suo tempo Napolitano. Quindi, finito il bel discorso, fatti tutti quanti i begli applausi, tutti quanti nodi da sciogliere, stanno in mano alla politica. Questo è fuori discussione. E tra l'altro i nodi da sciogliere devono fare i conti con le difficoltà dei partiti che reggono la maggioranza di governo. Cioè lì ci abbiamo qualche problemino. Non a caso chiedevo del ruolo di Salvini. Volevo ricordare solo una piccola cosa a Sommi, che forse è molto giovane, quindi epoca Falcone Borsellino era proprio un ragazzino, è beato lui. Falcone era a favore della separazione delle carriere, Sì. Questo lo voglio ricordare. E fu uno dei grandi motivi per i quali fu stracizzato da tanti magistrati. Questo sì, giusto, io non voglio, parlare chi non c'è più, però vi ricordo che lui è stato sia giudice sia pubblico ministero. C'erano le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le parole. Sì, sì, però era favorevole, ha ragione Claudio Velardi, era favorevole alla separazione. Posso dire una cosa però, che il problema di questa maggioranza larghissima che non combinerà niente, io sono su certi temi, sono particolarmente d'accordo, ancora una volta non è che Mattarella non c'entri niente, perché è il presidente Mattarella che un anno fa ci ha detto tutto il mondo vota, noi non votiamo perché io ho deciso che non votiamo e quindi facciamo un governo di larghe intese. E è evidente che in un governo di larghe intese ci sono partiti che non stanno insieme, perché non la pensano nello stesso modo. È stato fatto in emergenza, diamogliela buona, però è la situazione politica che ci ritroviamo, quella è. Perché sì, tu parti però dall'assunto risultato, che se fossimo andati a votare ci sarebbe stata una chiara maggioranza che avrebbe governato. No, perché non è che non avevamo dal 2018 che abbiamo il problemino, quindi voglio dire, non è così scontato, è dal 2018 che siamo messi così. Le elezioni normalmente si fanno per questo. No, per carità, dopodiché appunto siamo in questa condizione e non è che abbiamo votato 10 anni fa, abbiamo votato nel 2018. Alessio, che succede? Allora scusami, dovevamo cambiare la legge elettorale immediatamente. Ho capito, è quello, magari i parlamentari si mettessero d'accordo e la cambiassero. No, perché sennò è tutta colpa di Mattarella, è curioso, capito? No, se avesse detto non vi faccio votare perché con questa legge elettorale non vengono fuori maggioranze, quindi fate una legge elettorale. Che il primo punto è cambiare la legge elettorale, ma non ha detto no, però diciamo che se uno parte dall'assunto che non siamo esattamente alla prima elementare dove gli devi insegnare l'ABC, uno si può aspettare che diciamo quelli che sono stati eletti si preoccupino di dire come si fa a garantire per il futuro, perché noi ci teniamo al paese, che vi sia un voto e quindi una risposta tale da mettere in piedi un governo credibile, facciamo una legge elettorale. Se poi invece stiamo alla prima elementare, tu dici allora lettera A, lettera B, questo è stampatello, questo è corsivo, e allora è tutta colpa del presidente, però mettiamoci d'accordo in quale classe stiamo.
Io mi augurerei quarto ginnasio, via, che non esiste neanche più. Alessio? Siamo partiti. Asilo Mariuccia. Asilo Mariuccia, beh, esatto, forse Asilo Mariù, manco la prima elementare. Le asticelle, quella dritta e quella che dorme. Alessio? Siamo partiti in questa lunga disamina dalle parole di Matteo Salvini sulla giustizia. C'è un'altra richiesta che la Lega ha fatto al governo, è quella di allentare, governo di cui fa parte, lo ricordiamo, di allentare le misure sul Covid. C'è una dichiarazione di poco fa del sottosegretario Costa che va in questa direzione, sottosegretario alla salute in quota centrodestra. Sì. Il governo starebbe valutando la riapertura delle discoteche già dall'11 di febbraio, quindi dal dopo il termine degli ultimi provvedimenti presi sulle mascherine e su alcune attività economiche. Non è escluso che le discoteche possano già riaprire dall'11. Vabbè, vediamo che cosa succede. Intanto però provavo a chiedervi di Salvini, perché vorrei capire appunto questa maggioranza con le difficoltà dei partiti. Come si muoverà e in particolare cosa sta succedendo dentro la Lega? Dove siamo andati, Alessio? Siamo te lo ricordi? In Veneto. A vedere come la pensano quelli della Lega Veneta, che è una delle anime della Lega. Sono Paolo Bettella di Padova e da 47 anni sono un imprenditore. La vita da imprenditore nasce senz'altro al mattino presto, per le 7 circa siamo qui a aprire e attaccare il riscaldamento. Orario continuato, la sera alle 7, 7 e mezza, 8 si va a casa e si sta un attimo con la famiglia, la testa non stacca mai. Se la politica non è riuscita a trovare un candidato per la Presidenza della Repubblica e sono tornati a chiedere a Mattarella il sacrificio di tornare indietro. Come facciamo anche noi, che diamo l'anima alle nostre aziende, avere fiducia di quel tipo di politica romana? Questa è una zona che notoriamente ha un voto di centrodestra, soprattutto la Lega. A volte la Lega, mi viene da pensare come imprenditore, ha due facce. C'è una Lega territoriale, nostrana, poi mi sembra che ultimamente ci sia una Lega più romana, più attenta invece ad altre dinamiche. Sono Ilvo Diamanti, docente di scienza politica all'Università di Urbino e direttore dell'Osservatorio Nord-Est. In Veneto è grandi partiti e piccole imprese, si diceva un tempo. L'erede della Democrazia Cristiana non è la Lega di Salvini, è semmai la Lega di Zaia. Il grado di fiducia nei confronti di Zaia è elevatissimo, quasi totale. Il consenso di Salvini? Se vuole che lo guardiamo. Zaia 85%, che non è male. Salvini è il 46%, cioè viene dopo Conte, Gentiloni, Meloni, Franceschini, Speranza, Letta, perfino dopo Letta. Mi chiamo Miatello Renato, detto Bobo, ex sindaco del comune di San Giorgio in Bosco, provincia di Padova. Ho fatto 9 anni da sostenitore e 11 da militante, la Lega di Bossi, la Lega di Maroni e la Lega di Salvini. Come sta la Lega oggi? Ma la Lega non sta bene, non sta bene perché non diamo la parola ai territori, non diamo la parola ai militanti. Salvini ci tiene un po' come un serbatoio di voti, obiettivamente. Quando si riaprirà la campagna elettorale per varie... la gente ti chiede conto di quello che è successo e tu sei... Cosa rispondi? Sei inerme, ti senti anche un po' in imbarazzo di fronte a certe domande. E la gente... riconosce in te la Lega, non riconosce in te Salvini. La Lega siamo noi. Riparto da te, ti chiedo innanzitutto cosa ti colpisce di questo racconto, se c'è qualcosa che ti colpisce, poi ho un po' di domande per tutti, prego. Scusa, riparti da me? Sì. Ah no, scusami tanto, mi ero perso la prima parte. Allora mi viene intanto da ricordare, da tornare su un detto magistrale del Supremo Sun Tzu, che nell'arte della guerra diceva: se la situazione è vantaggiosa, agisci,
Se non lo è, fermati. Matteo Salvini sta facendo l'esatto contrario. Da quando si trova in una situazione poco vantaggiosa o di difficoltà, si sta muovendo in maniera vorticosa e naturalmente in queste condizioni, in condizioni anche di difficoltà politica e psicologica, finisci per sbagliarle tutte e la tua condizione peggiora. Questa è la prima e fondamentale cosa, perché non solo lui ha preso una serie di sconfitte negli ultimi tempi, poi anche su Mattarella lui ci è saltato per prima addosso, ma naturalmente non è che nessuno rivendica a merito di Salvini il fatto di avere rieletto Mattarella. Adesso ha ripreso, ha ricominciato, adesso ha ricominciato a fare la guerriglia dentro il governo, che poi a un certo punto dovrà dismettere perché non può andare da nessuna parte. Infatti poi pare che i giornali stamattina dicono no, abbiamo scherzato, siamo di tutto nuovo d'amore e d'accordo con Draghi. Cioè il punto di fondo è questo qui. Hai oggi, caro Salvini, una leadership un po' periclitante, un po' problematica. Stai un attimo tranquillo. Magari rinserra i ranghi sul territorio. Forse ha ragione. Cioè occupati di quello, diciamo. Sì, io ai militanti non do quasi mai ragione ai militanti, perché i militanti si muovono per fede e non mi piacciono assai. Però quello che diceva Salvini, torna sui territori, forse è una cosa giusta, gliela indicava. Tornasse sui territori, tornasse a parlare ai suoi, lasciasse fare a Roma il governo a quelli della Lega, che poi lo sanno fare, perché la Lega ha buoni amministratori e anche buoni governanti. Questa mi sembrerebbe la cosa. Dopodiché chiedo anche a Luca e a Massimo, la leadership di Salvini non è scalabile al momento, no? Prima Luca, poi Massimo. No, al momento no. Perché la questione l'ha descritta benissimo il servizio. Da una parte c'è una Lega, diciamo, che amministra, una Lega di governo, che è una Lega responsabile, che è quella fatta dai presidenti di regione, quella fatta dai ministri all'interno del governo. E poi invece c'è una Lega di lotta, chiamiamola così, che è quella che è incarnata dal segretario, da Matteo Salvini. Il problema vero della Lega è che gli amministratori, coloro che hanno, diciamo, il raziocinio per governare, non hanno i voti. Colui che invece sta sbandando a destra e a manca, perché non si capisce più cosa stia facendo, l'altro giorno voleva federare il centrodestra in un partito repubblicano, adesso non se ne parla già più. Ecco, sì, quello del modello americano. Gli hanno detto di no tutti. Dopo un giorno, già dopo che la Meloni in faccia, è saltato subito tutto. E è già dimenticato, ha rilanciato subito qualcos'altro. Ecco, lui sta sbandando a destra e manca, però i voti li ha ancora lui. Io credo che quando la transizione, ossia quando gli elettori della Lega capiranno che questo partito è un partito di governo e non soltanto di propaganda e di lotta, come lo incarna sempre Salvini, perché ricordiamoci, Salvini è stato di lotta ed è di lotta anche quando è al governo. Ecco, quando l'elettorato della Lega lo capirà, allora ci potrà essere la transizione. In questo momento ancora no, perché coloro che sanno governare dipendono dai voti di colui che apparentemente non sa governare. Allora Massimo, intanto anche su questo passaggio, no? Salvini di lotta e di governo, diciamo che certamente i sondaggi da un po' di tempo ormai dovrebbero consigliare a Salvini di scegliere una strada, perché la strategia lotta e governo al momento non sta pagando. Sei d'accordo su questo? Sono d'accordo sul fatto che Salvini abbia commesso molti errori e di recente di più, però vorrei dire due cose. La prima è che la rivalità tra lei, Liga Veneta, lascialo dire a un veneto, e sì, Lega Lombarda, che si è sempre, come faceva un po' la DC di un tempo, presa i voti qui, ma la leadership tenuta in Lombardia, questa rivalità c'è sempre e nei momenti di difficoltà ovviamente esce. L'altra cosa che a me sembra più importante è però che non è tutto tattica politica. Voglio dire, quando Salvini o i ministri della Lega, per bocca di Salvini, e in questo caso la Lega era compatta, dice non ci sta bene fare la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, tra i bambini della scuola, sta dicendo una cosa di sostanza, non è tattica. Se viene sempre tutto letto, sta facendo la guerra a Draghi, sta strappando, è un errore, perché i partiti sono rappresentanti di istanze e le portano avanti. L'errore... Sì, no, non ho il tempo di entrare nel merito, però ti faccio notare, Massimo, che
lui entra nel merito dei bambini vaccinati e non vaccinati a fronte del fatto che ha fatto una battaglia oggettivamente aperturista, no? Cioè in tutto il tempo del Covid Salvini era quello al governo che chiedeva di aprire di più. Certo. Nel momento in cui rispetto alla scuola si apre di più, si riducono i tempi della quarantena, di conseguenza per lo più i bambini vanno a scuola e non vanno in DAD, lui si arrocca sulla posizione, diciamo, di quelli non vaccinati, che è una cosa un po' diversa e un po' più specifica. Si può discutere, però giusto per rimettere in fila le cose. Però è una posizione politica, capisco. Di merito, però. Ecco. Prego, Velardi. No, non so, ma magari sto eccedendo in questa mia valutazione, però il problema è che io avverto che tutte le tematiche legate alla pandemia sono state un po' già quasi archiviate dall'opinione pubblica, nel senso che noi continuiamo a contrastare il Covid, continuiamo a metterci mascherine, a fare il Green Pass e grosso modo lo facciamo con un po' di pazienza, con serenità, magari anche con supportazione, ma mentalmente noi ora siamo già un po' oltre la pandemia. Sì, è l'anche diciamo. Ho avuto l'impressione che forse questo stato d'animo sia stato perfettamente, centrato da Checco Zalone. Certo. A Sanremo, no? E mentalmente questo è il nostro stato. Lascia perdere che poi ci saranno le misure ancora, il governo e ci sta chi vuole, chi preme per l'apertura, chi preme per le chiusure, chi è più duro, chi è più morbido. Però la gente oramai non riesce neppure più a tenere dietro alle misure che si prendono, va avanti tra mille incertezze, mille contraddizioni che ci sono naturalmente, però mentalmente sta un po' oltre. Quindi i temi della pandemia non sono più politicamente così centrali. Cioè in questo senso Salvini, che aveva nel tempo sviluppato una grande capacità di intuire quali erano i temi che interessavano la maggior parte delle persone, tu ci stai dicendo in questo caso è in difficoltà e non li intuisce più. Va su un tema che in qualche modo è di risulta. Questo è quello che più o meno ci dice Velardi. Sì. Scusatemi, no, poi se volete torniamo anche sulla questione pandemia, perché vedo che Massimo vorrebbe aggiungere qualcosa. Però Massimo, prova a fare un passo avanti, perché abbiamo parlato del centrodestra e mi piaceva dire che i problemi non arrivano al governo solo da lì, ma anche dall'altra parte. E così come siamo andati dalla Lega Veneta, siamo andati pure a casa di Conte. Che è Volturara Appula, ci è andata Mary Tot, anzi ci è tornata perché c'era già stata. Ci è tornata, andiamo. Siamo tornati a Volturara Appula, l'ormai famoso paese natale di Giuseppe Conte, per chiedere ai compaesani come il capo politico dei 5 Stelle può uscire dallo scontro con Di Maio. Grazie Volturara, io mi sento in famiglia, quindi... Se io fossi stato Conte, mi fossi ritirato. Perché? Perché io, a destra, a sinistra, chi lo può volere lì, chi lo può volere in aula. Buongiorno. So soltanto che Conte ha a che fare con una massa di pagliacci. Ma lei lo conosce da quando era bambino? Sì, certamente. Senta, ma ci dice se era un tipo tranquillo oppure litigava con gli amichetti? Nessuno. Tranquillo? Tranquillissimo. Quindi stai ponendo stevi, si è messo d'intacquicigi. Secondo lei dovrebbe fare un altro partito, dovrebbe andare via? No. Che lui tanto si trova lì perché grazie proprio a quelli dei 5 Stelle. Qui abita un'amica di famiglia storica della famiglia Conte. Signora Vittorina. Buongiorno. Buongiorno. Quando le ha scattate queste foto? Venne a Volturara per la cittadinanza onoraria. E allora lui, quando mi ha visto Vittorina... La mamma come lo sta vivendo questo momento? E all'inizio diceva no. Ma era contenta. Perdere, ma non era il caso della politica perché... Secondo lei adesso? Conte doveva formare un suo partito. Non rischia però di fare la fine di Mario Monti? No, perché Mario Monti era un'altra situazione.
politica. Senta, che no. Ma un partito con Di Battista invece? Intelligente, non è uno shock, forse è meglio di Di Maio. È un po' ti scivola, è un'anguilla, non ti puoi fare, non puoi avere affidamento su una persona così. Lui non molla, perché poi è così, questione di dignità, a dire allora che faccio, mi tiro indietro solo perché ci sono degli scogli? E no, è troppo comodo, adesso ci sta e deve continuare. Luca, ieri nell'intervista rilasciata a Repubblica l'ex ministro Vincenzo Spadafora, che è sicuramente un volto noto, no, del Movimento 5 Stelle, ha detto una cosa che molti pensano ma pochi dicono, e cioè si è chiesto come mai con la popolarità personale che pure Conte continua ad avere, in realtà nel Movimento 5 Stelle e per il Movimento 5 Stelle non c'è stata una crescita di consensi. Perché il Movimento 5 Stelle ha una serie di problemi interminabili che serve una lista lunga un chilometro. Allora, problema numero uno. Dammene due o tre, va, un chilometro faccio allora, fatica. Allora, quello fondamentale è quello che lui non gestisce i gruppi parlamentari perché li ha nominati Di Maio, e però ha molta fiducia negli iscritti. L'altro problema è quello del terzo mandato, che è uno snodo sul quale si giocheranno molti destini dei Movimenti 5 Stelle, perché Di Maio, Fico, Toninelli sono tutti a scadenza di secondo mandato. Ma quello più importante, il più importante di tutti, è il fatto che lui ha ancora una grande credibilità. Il Movimento 5 Stelle non ce l'ha più la stessa credibilità, perché il Movimento 5 Stelle, quando si è candidato alle politiche, aveva dei punti precisissimi di battaglia, di lotta politica. La gente al mercato sapeva benissimo, votando 5 Stelle, che cosa avrebbe votato. In questo momento non lo sa. Il Movimento 5 Stelle è mutato. Il Di Maio di inizio legislatura non è il Di Maio di fine legislatura. È così il Movimento 5 Stelle. O Conte individua subito questi 5 punti, queste 5 stelle nuove, o altrimenti sarà una fatica vana. Claudio, io forse sono una persona troppo semplice, però mi viene da pensare, mentre assisto allo scontro tra i due, no? Che intanto lo scontro tra Di Maio e Conte non può essere soltanto una questione di personalità o di competizione, ma insomma, secondo me, è proprio una questione di posizionamento del movimento, cioè chi vuole stare al governo, chi non vuole stare, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, ma è una questione politica, mi viene da pensare questo. Ma soprattutto, ribadisco, persona semplice, penso che non è la stessa cosa fare il capo del governo e fare il leader di un partito. Mi sembra che siano due mestieri diversi, capito? E che quindi poi devi capire se sei adatto all'uno e all'altro, a tutti e due, a uno solo. Non c'è dubbio, non solo sono due mestieri diversi, ma devo dire, e lo dico io che sono molto critico sul profilo politico di Conte, che Conte si è trovato a governare il paese nella fase peggiore, mamma mia, più difficile, più complessa della crescita della pandemia, e al di là di tutti quanti gli eccessi di propaganda, di... Vuoi dire le conferenze stampa la sera, la notte, gli appuntamenti, quella roba lì. Al cosiddetto casalinismo, diciamo così. Sì. Io sono del tutto indulgente su quegli anni di governo, perché per nessuno sarebbe stato semplice, neppure per Draghi, insomma, per capirci. Quindi non solo è diverso stare al governo e stare all'opposizione, ma poi stare al governo in quella particolare condizione, con gli italiani che ti concedono tutto quanto quel credito, e poi tornare all'opposizione con un partito che è spaccato in mille pezzi, chiaro che è una condizione molto diversa, però sinceramente... Da tutto questo, no, ma proprio contento. Essere capo di partito, perché lui sì, è stato incoronato presidente questo, del Consiglio, ma, e poi a un certo punto incoronato capo di partito, ma sono due ruoli questo, assai diversi, cioè ci vuole mestiere. Sono due ruoli, e attenzione, e Conte, per il profilo che ha, anche per la sua storia, è uomo di governo, non è uomo d'opposizione, con il fazzoletto nel taschino, ma non è che te lo immagini andare tra la gente, tra le masse, a guidare cortei di gente incazzata, ha tutt'altre caratteristiche. Il maggio francese, quindi, era così, pochette e rivoluzione. Il? Il maggio francese era così. Non te lo ricorderai. Senti Luca, mi aiuti un attimo, Luca Sappino, me lo riaprite un attimo, perché si parla da giorni di un possibile incontro tra
Conte e Di Maio. Abbiamo notizie di prima mano, Luca? Sì, nel senso che l'incontro non c'è stato e a quanto mi dice l'entourage di Giuseppe Conte non è previsto che ci sia. Questo perché, un po' come diceva Luca Sommi prima, Conte vuole un confronto nelle sedi opportune, che per lui è un evento, uno streaming, insomma un momento di confronto con anche gli iscritti, mentre i Di Maiani preferirebbero un confronto nell'assemblea dei parlamentari, che in effetti non è ancora stata convocata, anche se pure quella è nell'aria da una settimana, insomma da sabato. Massimo De Manzoni, intanto prendiamo nota del fatto che Conte, quando ha finito l'incontro con Draghi, ha risposto ad una serie di domande. Ha risposto su Grillo, su giusto? Grillo ha detto di sentirlo tutti i giorni. Che quando si gli sentono è stato sempre chiesto, mattina, mezzogiorno e sera, invece... Quando gli è stato chiesto, ma Di Maio non sentiva, non lo so, non ha risposto. Cioè, zero, non risponde. Ha fatto finta di, insomma... Faceva così, non voglio sapere. Massimo? No, lo scontro c'è, è vero, è autentico ed è politico, come dicevi prima tu, esattamente. Avete detto un sacco di cose giuste, a parte... il giudizio sul governo Conte che io come che non sai, condividi. Non ma condivido. Devo dire che anche Velardi mediamente è stato severo, lui però diceva di distinguere le due situazioni. Sì, ma è tutto vero, ma il problema di Spadafora che si chiede ma come mai? Perché il consenso è diverso dalla popolarità. Conte è popolare, ma non ha consenso. Non l'ha mai avuto, nel senso che non si è mai neanche battuto per averlo. Cioè lui si è ritrovato capo politico, capo del governo. Questo è un concetto cruciale. È vero, è vero. Senza mai passare da una... non dico da spiegazzarsi la pochette, ma niente. Sì, perché spesso il fraintendimento è sovrapporre popolarità e consenso, che però sono oggettivamente due cose diverse. Sì, però permettetemi una cosa, lui se la deve ancora giocare questa partita, perché è verissimo. Lui ha avuto un grande consenso, perché come Presidente del Consiglio è stato apprezzato come Presidente del Consiglio in un momento difficilissimo, certo, però non è, sul piano politico deve ancora dimostrare tutto, però non ha avuto ancora l'altare importante. Luca, questo è vero, però diciamo un assaggio lo abbiamo avuto con le comunali, no? Con le amministrative, perché ti ricordi, Luca, che c'erano le piazze strapiene dove arrivava lui, noi l'abbiamo seguito con le nostre telecamere, lui arrivava, c'erano le piazze strapiene, ma quelle piazze strapiene non si traducevano in voto. Cioè è appunto piene, la differenza vuote, tra... è appunto la differenza tra... Quindi, diciamo, per carità, era un pezzetto di un percorso che sicuramente ha bisogno di più tempo, però certo la premessa è quella lì. Però sappiamo che le amministrative sono un test una che debolezza spazio, per loro, sui certo. 5 Stelle, perché certo. Loro non esistono su quel piano lì. Vedremo quando si giocherà la carta... che lui avrà fatto anche in tempo di imporre meno la sua politica, la sua visione politica, se c'è. Vedremo quando si giocherà la carta alle politiche cosa farà. Ricorda Velardi che quando c'è stata la partita delle suppletive lui non si è candidato. La partita delle suppletive è stata partecipata dal 13% dei direttori, quindi non mi sembra da usare come test quella cosa. Lui deve ricostruire un partito, anzi ha dimostrato di non voler entrare in Parlamento a tutti i costi, deve ricostruire un movimento, un partito, come cavolo si chiama. Lui c'ha l'orizzonte del 2023, secondo me ha fatto bene a non fare quelle supplettive che, ripeto, sono state tu dici a questo orizzonte temporale, a quel punto certo. Si vedrà il suo valore. Allora io mi tratterrei su questo tema, però c'è una cosa alla quale tengo molto, che vi voglio far vedere. Oggi era giornata di studenti per le strade, no, più che altro lo devo fare perché sennò non posso tornare a casa da mia figlia. Studenti per le strade, noi eravamo con loro, vediamo le manifestazioni e poi ne parliamo. Oggi siamo tornati in piazza perché venerdì scorso ce l'hanno impedito e questo deve essere chiaro. Per cui noi siamo qui per una scuola vivibile, per una scuola che non ci ammazza, contro l'alternanza, contro il cambio di maturità, contro l'invisibilizzazione dei giovani. Tu sei rimasta ferita negli scontri. Mi hanno aperto la testa con un manganello, in diversi punti. Sanguinato? Sì. La manifestazione di oggi a Torino è la risposta agli scontri di venerdì scorso, quando 10 studenti sono stati feriti dalla polizia durante le proteste per la morte del giovane Lorenzo Parelli. Ci siete voi lì in mezzo, ragazze?
qua, questa zona qui, sì, vicino proprio ai manganelli. Sì. Per me anche soltanto ricordare è difficilissimo, cioè mi trema la voce, mi tremano le gambe. Il vedere la rabbia con cui le forze dell'ordine ci hanno assalito, che mi ha fatto provare un dolore fortissimo. E io girandomi, aiutando una persona a rialzarsi, ho ricevuto una manganellata sull'anca. Dove? Spostato? Qui. Qua. Poi vabbè, adesso ho il braccio fasciato, ma in realtà anche il braccio è dolorante, ma non vorrei che si focalizzasse sul dolore fisico, perché il dolore è politico. Anche perché le dichiarazioni del ministro Lamorgese, della ministra Lamorgese, che si permette di dire che le cariche sono state strumentali, insomma, per bloccare alcuni soggetti violenti, è una cosa falsa. È un senso di ingiustizia forte, che mi fa pensare al fatto che forse i questori di queste città avessero evidentemente avuto l'ordine anche di reprimere queste forme di cordoglio, di dolore nei confronti di un coetaneo morto. Ed è questa forse la cosa più ingiusta, che la morte di una persona non basta allora per esprimere dissenso, ed è ingiusto. Elettra, Nadia e Giulia, insieme ad altri 400 compagni, occupano da martedì scorso il liceo classico Gioberti. Nelle loro assemblee parlano di disobbedienza civile, di abuso di potere e di libertà di espressione. Dimitri invece frequenta un altro liceo e Pietro va all'università, ma anche loro erano in piazza venerdì scorso. Dimitri, sei tu questo? Sì, sono io. Mi ricordo che c'era questo poliziotto davanti che ha provato a darmi una manganellata dal basso, che però sono riuscito a schivare. In quel momento gli ho detto la frase: ma vi rendete conto che state manganellando dei ragazzi di 15 anni? E c'è stata questa reazione. Volete manganellarvi 15 anni? Cosa fate? Partiti che oggi sono in Parlamento e che in alcuni casi hanno anche espresso cordoglio sono gli stessi responsabili dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè nel 2015 era il PD che ha fatto la buona scuola. Abbiamo solamente ricevuto cordoglio, mentre quello che speravamo e ci aspettiamo è che siano i fatti poi che arrivino da parte delle figure politiche. È doveroso ascoltare la voce degli studenti che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni. Cosa ne pensi? Il tema non è essere capiti, il tema non è essere neanche interpellati. Non ci sentiamo considerati, forse. Ci è stato detto che siamo la prima generazione che vivrà peggio dei nostri genitori. Voi non vi volete rassegnare a questo? La rassegnazione non c'è. Allora, intanto voglio dire che in tutta Italia, questa era un'immagine che arrivavano da Torino, in tutta Italia gli studenti sono scesi in piazza alle manifestazioni per quello che era accaduto qualche giorno fa a Torino. Si sono aggiunte altre ragioni di protesta, in particolare quelle relative agli esami di Stato, alla seconda prova scritta. Si dice il governo vuole dare un segnale di normalizzazione della scuola, ma i ragazzi dicono non è normale per niente, noi a scuola non ci siamo andati per 2 anni, siamo stati in una curiosissima, stravagante DAD e adesso ci chiedono di fare una prova che non siamo in grado di fare. Quindi questo è lo stato dell'arte. Siccome vedo che ci ha raggiunto il professor Cassese, che saluto e ringrazio per essere con noi, chiedo scusa agli altri ospiti, ma la prima domanda io la voglio fare a Cassese. Professore, quelle immagini dei poliziotti che manganellano quei ragazzi, che immagini sono? Purtroppo mi ricordano la polizia di Scelba. Beh. Cioè una polizia degli anni 50. E non capisco perché sia stata fatta quella aggressione violenta, insomma. Non conosco esattamente i fatti, ma probabilmente c'è stato un eccesso di reazione da parte della polizia e andrebbe fatta un'indagine interna al Ministero dell'Interno. È sbagliato dal punto di vista degli studenti cercare di mettere insieme a questo, che è una giusta protesta, poi l'altro aspetto è quello che riguarda le prove. Ora, il mio consiglio sarebbe: fatele le prove scritte, saranno i professori che nelle loro valutazioni terranno conto della difficoltà che hanno superato gli studenti in questi 2 anni, ma non farle, non tentarle, secondo me è sbagliato.
Voglio sentire anche tutti gli ospiti, vi chiedo solo brevità perché siamo un po' in ritardo. Prego Claudio. No, ha direi naturalmente ragione il professor Cassese, non potrebbe essere altrimenti. No, anche perché anche Claudio, come tu sai, si è detto, no ma lì c'erano state delle infiltrazioni, dopodiché se ci sono gli infiltrati, isoli gli infiltrati, ma non è che meno i ragazzini, sì, cioè, questo, però, non si spiega comunque. Su questo anche io non ho informazioni, naturalmente bisognerà fare tutte le indagini del caso. A me sembra però più rilevante e strutturale la risposta che Cassese ha dato sul secondo tema, cioè gli studenti devono fare ogni sforzo per cercare di raggiungere il massimo della qualificazione possibile in questa fase per loro, per il loro avvenire, perché quando poi domani usciranno dalla scuola si troveranno di fronte al mercato del lavoro che è sempre più competitivo e nel dubbio. Quale sono sempre più richieste nuove professionalità. Questo è il tema di fondo. Non c'è dubbio, è assolutamente vero, dopodiché però perdonatemi, dopodiché se non so tradurre, ed è chiaro che non so tradurre perché sono due anni che non faccio una versione di latino o di greco, e mi chiedete di farla per dimostrare che la scuola è tornata normale, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, perché è un'ipocrisia, no? Perché voi mi dite, siccome è tutto a posto, è finita la pandemia, potete fare la seconda prova, ma se non la posso fare perché non l'ho studiata, forse c'è un problema, parliamoci. Chiedono di essere ascoltati e secondo me è utile ascoltarli. Saluto e ringrazio tutti gli ospiti. Il professor Cassese resta con me, che ho preparato un po' di cose per il professor Cassese, pubblicità e arrivo subito, professore. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia del professor Sabino Cassese, giurista, accademico, giudice emerito della Corte Costituzionale, così la saluto per bene. Ben trovato professore. Eccoci. Allora professore, io ho molte domande perché diciamo sulla questione elezione del Presidente della Repubblica, il discorso di Mattarella mi interessa molto la sua opinione, però prima mi deve permettere di mostrarle una cosa. Fatemi vedere. Le chiedo, Presidente, sì, Presidente, vedi che, però, questo è un lapsus interessante. No, sì, le chiedo, no, io, felicità sarebbe per me, ho avuto 30 lode dal Presidente, sarebbe il massimo che posso chiedere. Poi, ovviamente, se diventa lei Presidente della Repubblica, ci tenga presente, ci porti nel cuore, ecco, questo solo voglio dire. Che Dio ci guardi da queste cose. Che Dio ci guardi, e poi è successo che, insomma, che sono venuti a parlarle di questo, che è diventato quirinabile. Ma uno come sta quando è quirinabile, professore? Sta bene come prima, che vuole che uguale! Non cambia nulla! No. Ma no, ma che vuole? No, Anche perché nessuno, uno non ci crede. Senta, però mi consente anche a me di fare un salto indietro, certo, per riprendere quel discorso che lei ha appena fatto. Guardi, una testimonianza personale. Ho cominciato a insegnare nel 1961 e a quell'epoca tutte le prove universitarie erano orali. Ho riunito i miei studenti e ho detto loro: quando vi sarete laureati e farete dei concorsi, dovrete innanzitutto superare delle prove scritte. Domanda: se a quel punto voi avrete passato 4 anni senza fare nessuna prova scritta, come vi troverete? E che cosa penserete del professor Cassese come insegnante? No, no, capisco l'obiezione. E si sono convinti del fatto, sa, nella vita normale tutti quanti noi lavoriamo o parlando, o scrivendo, o leggendo naturalmente, o facendo riunioni, e bisogna saper fare l'uno e l'altro. Quindi almeno direi agli studenti, provateci, i professori lo terranno presente, il fatto che in questi 2 anni ci sono state
dei problemi nell'insegnamento, però provateci. No, no, professore, io capisco perfettamente il ragionamento che lei fa e non ho ragione per non condividerlo. Credo che da parte degli studenti, lo dico frequentandoli, via, credo che da parte degli studenti in questo momento ci sia, diciamo, intanto un fastidio per come è stata posta la questione, e cioè evviva, torniamo alla normalità, rifate gli esami come negli anni precedenti. E loro dicono, ma noi vorremmo fare la scuola come negli anni precedenti e quindi gli esami. Non vorremmo che si partisse alla rovescia, cioè mi dici che faccio l'esame come sempre, avendo fatto la scuola diversamente. E io credo che questo sia molto giusto da parte loro, cioè avere a cuore il fatto di poter fare la scuola in presenza, come si deve, senza tutta una serie di limitazioni che invece sono state necessarie per la pandemia. E dall'altra parte ci sono alcune materie, lei me lo insegna, che più di altre richiedono esercitazioni che non ci sono state, e quindi sono preoccupati dal fatto che non si sono esercitati e che se poi ti trovi davanti la versione di latino da quinto anno, come giusto che sia, qualche problemino ce l'hai e magari si dispiacciono di fare brutta figura, ma il suo ragionamento lo capisco fino in fondo. Lei però mi ha tirato via dalla questione della quirinabilità. Ha trovato un'ottima subito. Scusa, ma non va bene. No, perché io una cosa, l'ultima, e poi le prometto andiamo su Mattarella, però una cosa gliela voglio chiedere. Ho sentito il passato di Verdura, Salvini che arriva a casa sua, eccetera, eccetera. Vorrei, diciamo, non mi trattengo sui dettagli di questo genere di cose, e invece le chiedo però, quando Salvini è venuto a trovarla, parlava soltanto a suo nome o rappresentava anche altre forze politiche? Lei sa che qualche volta nella storia della letteratura si è analizzato questo fenomeno, che la narrazione ha creato i fatti, invece che i fatti la narrazione. Non pensa che ci si possa trovare in una situazione di questo tipo? E chi è che ha fatto sta narrazione? Noi? Insomma... Siamo noi che abbiamo fatto la narrazione. E però Salvini è venuto... Quello non ce lo siamo inventati, quello è un fatto. Mettiamo in fila i fatti. Salvini è venuto a casa sua a parlare di Quirinale. Addirittura. Vabbè, adesso ha deciso che non ci dice nulla il professor Cassese. Questo è giurista, questo è proprio giurista. Va bene così. Parliamo. Allora, veniamo all'insediamento del presidente Mattarella. Le chiedo, ha fatto il presidente il discorso che lei si aspettava? Sì, diciamo, facciamone un'analisi. È un discorso di un quinto più lungo del discorso precedente. Ho calcolato che ci sono 600 parole in più di quello di 7 anni fa, esattamente 7 anni fa. È un discorso che ha rovesciato la narrazione di questi giorni. In questi giorni si è tanto parlato di persone. Lui ha finalmente messo l'accento sull'aspetto importante, che sono le cose, non le persone, ma le cose. Ma le urgenze del paese, le questioni da affrontare, in questo senso le cose. Dove la parola urgenza comprende parecchio, e cioè anche le cose che sono già andate maturando. Le faccio solo un esempio. La demografia. Lui a un certo punto ha parlato dell'importanza del profilo demografico del nostro paese. Sì. Questo è una cosa fondamentale che però non è nata oggi, è nata già ieri. Noi siamo in una fase di declino demografico che, tanto per darle un'idea, potrebbe condurci tra 120 anni ad avere una popolazione in Italia che è quella di 120 anni fa. Inizi Novecento, 30 milioni di abitanti. Ci vogliamo preoccupare di questo? Vogliamo pensare alle politiche che bisogna fare per la famiglia, per le donne? Se non si fa questo, lei capisce bene che non si risolve il problema. Ecco, lui ha messo l'accento su altri aspetti che riguardano l'economia, che riguardano i giovani. Quindi, diciamo, ha dato un'impostazione che ha rovesciato completamente diciamo, l'accento che c'era stato
fino al giorno precedente sulle persone, chi Chiaro. Scegliamo come Presidente della Repubblica, e ha detto: guardate, qui non perdiamo di vista gli obiettivi e i programmi. Mm. E, professore, giriamo la telecamera e rivolgiamola verso l'aula. 55 applausi, se lo aspettava? Guardi, sì, questi applausi si dividono in due o forse tre categorie. C'erano applausi di consenso, e il consenso più forte era quello sui problemi della magistratura. Poi c'erano applausi, come dire, liberatori in qualche modo. Abbiamo trovato la soluzione, siamo stati qui a soggiornare a Montecitorio per quanti giorni sono stati, 5 o 6 giorni, finalmente abbiamo la soluzione, evviva, siamo arrivati al traguardo. Ecco, secondo me gli applausi erano divisi in queste due categorie principali, e poi c'erano, se mi consente, un po' di applausi ipocriti. Che erano Vuole quelli sapere di quali chi? Sono? Già, certo. No, scusi, ipocriti nel contenuto, non nella provenienza. Le faccio un esempio. Quando il Presidente ha giustamente ricordato la crisi della rappresentanza, ha messo l'accento sulla democrazia, non si riferiva per caso al scarso radicamento sociale degli attuali partiti? Certo, certo. Non voleva forse dire che le attuali forze politiche non hanno una sufficiente offerta politica tanto da attrarre l'elettorato? Pensi al numero degli iscritti ai partiti, al ricorso a persone esterne ai partiti per le cariche pubbliche, pensi al numero dei votanti, la percentuale dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto. Beh, questi erano applausi ipocriti, perché, come dire, si dovevano battere il petto. Però allora mi verrebbe da dire, figuriamoci quanto erano ancora più ipocriti, visto che qui almeno il tono era benevolo, e quando, diciamo, 9 anni fa, abbiamo assistito al discorso di Napolitano, no? Lì pure arrivò questa stessa tipologia di applauso, possiamo dire, ma il tono di Napolitano era decisamente più aggressivo, è corretto, professore? Perfettamente d'accordo sulla diagnosi. Cioè, quello era il contesto. Quindi lei dice, ci sono state varie tipologie di apprezzamento, ma alcuni di quegli applausi non hanno fino in fondo capito che il messaggio era per loro e non era un bel messaggio. Le chiedo, a proposito di quel passaggio assai applaudito che lei stesso ricordava sulla magistratura, siccome, diciamo, stiamo parlando del suo campo, il processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia, ha detto Mattarella. Come giudica questo passaggio? Beh, intanto, quando si analizzano discorsi di questo tipo, bisogna vedere anche quello che non c'è, il non detto. Mm. Se lei fa un confronto tra il discorso fatto 7 anni fa dal Presidente Mattarella con quello attuale, lei noterà che lì c'era un omaggio al CSM, in questo non c'era. E poi c'era un'altra cosa che giustamente il Presidente non ha menzionato, che è la parola magica autogoverno. Il Presidente ha fatto sempre riferimento a autonomia e indipendenza, che sono i termini che usa la Costituzione per l'ordine giudiziario. Ora, se lei legge una qualunque dichiarazione del CSM, noterà che dirà che c'è scritto che è un organo di autogoverno. Ora, o uno non sa il diritto, oppure se lo sa, sa bene che la parola autonomia e la parola indipendenza sono diverse, molto diverse dalla parola autogoverno.
Evidentemente. Ecco. Quindi il Presidente della Repubblica ha detto, signori, l'organo collegiale che io presiedo non è un organo di autogoverno, è un organo che costituisce uno scudo rispetto a interferenze di altri poteri, ma non conferisce all'ordine giudiziario il potere di autoamministrarsi. Diciamo, ecco, che poi naturalmente ha inteso evidentemente sottolineare qualcosa, perché ha ragione lei, che, non che, detto che, spesso che, significa di più del detto. Del detto, e che se mi consente, qui il Presidente della Repubblica parlava come Presidente della Repubblica che è anche Presidente del Consiglio, certo, Superiore della Magistratura. Certo, certo. E le vorrei ricordare un'altra cosa, che la nostra Costituzione, che è particolarmente parca nell'uso delle parole, in un solo caso dice la stessa cosa due volte, quando dice che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo, il Presidente della Repubblica è l'unico, come dire, corpo istituzionalmente estraneo all'ordine giudiziario che è lì, salvo la rappresentanza minoritaria delle persone elette dal Parlamento all'interno del CSM. Quindi, come dire, questo silenzio assume un significato molto particolare. Professor Cassese, io prima o poi, diciamo, dovrò trovare un modo per incontrarla almeno una volta a settimana, perché io l'ascolterei sempre. Grazie davvero per essere stato con noi. Di niente. Cioè, o fissiamo un appuntamento settimanale con Tagadà, oppure io le preparo io com'era il passato di verdura e almeno mi racconta. Facciamo pure anche le crostate di noi, vediamo, vediamo, una strada la dobbiamo trovare. Grazie professore per essere stato di con niente, noi, grazie davvero. Vedo che è arrivata sentire la professoressa Fornero, arrivo subito professoressa, qualche minuto di pubblicità e arrivo. Eccoci qua di nuovo in studio, ci ha raggiunto la professoressa Elsa Fornero, economista, già ministro. Ben trovata professoressa Fornero. Eccoci. A lei, buonasera e a tutti. Saluto il professor Massimiliano Panarari, sociologo dell'Università Mercatorum. Ben trovato. Buongiorno, professor grazie. Panarari. Molte grazie. E ci ha raggiunto l'onorevole Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Ho buongiorno, fatto il tifo buongiorno per lei, l'ho vista insieme agli studenti, Fratoianni, io lo volevo grazie dire. E vabbè. Grazie. Allora, siamo nel day after del giuramento del Presidente della Repubblica e la maggioranza che sostiene il governo Draghi fa sentire qualche scricchiolio, qualche mal di pancia. Le emergenze però da affrontare sono tante. C'è la pandemia, c'è il fronte economico, famiglie, imprese. Iniziamo dalla Sicilia. Mi aprite Giordano Giusti? Dove sei, Giordano? Tiziana, ben trovata. Siamo sempre a Mazara del Vallo e ci troviamo sopra un peschereccio che conta circa 30-34 metri, un peschereccio che è pronto a partire, dovrebbe già partire la prossima settimana, lunedì o martedì. Questo non è un periodo molto molto florido per chi fa pesca d'altura, il gambero rosso, però ci si prova, nonostante, dicevamo in apertura, i costi, i prezzi che aumentano. Ti mostro una cosa molto semplice, questo cavo d'acciaio qui, che sembra banale guardandolo da fuori, in realtà è un cavo che serve per mantenere le reti e che costa a un'imbarcazione come questa 2,50 euro al chilogrammo, leggo perché non vorrei sbagliare, e si è arrivati a 2,50 ma si era partiti a 1,90 euro. Una imbarcazione simile ne compra 8.000 kg ogni 6 mesi ed è evidente che una struttura simile anche su queste cose deve fare i conti al centesimo. Non è aumentato solo il gasolio, ma sono aumentate materie prime, appunto, come l'acciaio, come il ferro, come la manutenzione. Un peschereccio simile può avere una spesa fermo di 10.000 circa euro al mese. Tra poco entriamo dentro il peschereccio e vi presento due armatori che stanno facendo i conti proprio in queste settimane per capire se è il caso veramente di andare per mare oppure conviene restare fermo. Allora, al molo. Torniamo da te, però chiedo subito aiuto alla Fornero, no? Perché poi ci sono i pescherecci, i lavoratori, le imprese, le famiglie, c'è un tema
e una parola che comincia a fare davvero paura ed è la parola inflazione. Allora le chiedo, siccome l'Istat parla di rischio sociale, un'inflazione mai così, credo un record dal 1996, cosa sta succedendo e perché sta succedendo, professoressa Fornero? Questa è un'inflazione che si può chiamare da costi. Qualche volta l'inflazione viene da un eccesso di domanda, c'è molta domanda, la produzione è già al limite della potenzialità, non ce la fa a seguire la domanda e quindi si alzano i prezzi. Questo è invece un'inflazione che viene dal lato dei costi, e cioè è successo che dopo la pandemia in effetti l'economia mondiale si è risvegliata, ma soprattutto sono aumentati i prezzi delle materie prime che producono energia, in particolare il prezzo del gas naturale. A questo si sono aggiunti due elementi, uno delle strozzature nelle catene di distribuzione, nei porti, e questo anche ha aumentato i costi, perché poi queste fonti devono in qualche modo essere collegate ai luoghi di utilizzo, sì, che sono tanto le centrali di produzione dell'energia e poi le case, i luoghi della produzione. E poi ci sono gli elementi geopolitici, perché la crisi in Ucraina certamente ha voluto dire un aumento, una restrizione nell'offerta da parte della Russia e un aumento. Tutto questo, guardi, può toccare le imprese in molti modi. Ci sono quelle che facevano profitti prima e fanno fatica a riversare gli aumenti dei costi sui prezzi e li assorbono con una diminuzione di profitti. Non sembra qui il caso. Ci sono quelli che cercano comunque di trasferire questi aumenti di costi sui prezzi e questo sembra essere il caso. Ci sono addirittura quelle che, più che trasferire gli aumenti di costi sui prezzi, ci mettono anche un margine, cioè ci mettono una cresta. Quindi, anziché dire aumento del 10%, come è stato per me l'aumento del costo, io aumento, cioè, del 15%. Cioè il mio danno lo trasferisco sull'utilizzatore finale? No, io aggiungo anche una bella cresta. Aggiungo qualcosa. Chiaro. Lei sa che il governo aveva anche proposto una ipotesi di tassazione degli extra profitti. Bisogna quindi separare le imprese che hanno generato degli extra profitti, alle quali dalle altre le dice. Però ci sono quelle che invece fanno fatica a trasferire, e poi ci sono ovviamente i consumatori che fanno fatica in presenza di redditi costanti o diminuenti, perché i redditi di una parte notevole dei lavoratori sono diminuiti. È chiaro che un aumento dei prezzi vuol dire che tu sei più povero di prima, su questo non ci sei siamo. Più povero e spesso il tuo salario non solo non è cresciuto ma è diminuito. E quindi il caro prezzi nel carrello della mia spesa si traduce in, me lo fate vedere per favore il servizio sul caro prezzi, così diciamo seguiamo il ragionamento della professoressa Fornero e poi arrivo dagli altri ospiti. Ha scelto la macchina a metano proprio per risparmiare. Certo. E invece... Adesso non conviene più il metano, glielo garantisco. Io con 11 euro, 11,50 euro facevi il pieno, oggi servono 20. Appena finito, oggi lo paghiamo a 19,40 euro. Non è uno scherzo. Pane, pasta, frutta, benzina, energia. I rincari non si fermano. Per effetto dell'inflazione nel 2022 i prezzi, a partire dai generi alimentari, dovrebbero registrare un ulteriore aumento del 3,5%. Quindi prima che cosa avrebbe scelto? Per dire, avrei preso delle costate da fare arrosto, però lì una di quelle sta a 5 euro per dire, alla fine. Quindi invece genere. Oggi? Ho comprato la stessa quantità di carne, però pollame. 4 euro. Questo scontrino da 4 euro di quanto sarebbe stato due mesi fa? Di 4 euro sarebbe stato 2,50 euro, 2,60 euro.
Un effetto domino che senza distinzioni travolge commercianti e consumatori finali. Per esempio le sovracosce di sussate di pollo adesso costano 9,90 euro. Prima magari le vendevo, riuscivo a venderle anche a 8,90. Adesso no, ma il rincaro comunque parte già anche dalle vaschette. Noi prima le confezioni, per esempio da 100 di alluminio, due porzioni, le pagavamo 5 euro, adesso sono arrivati anche a 10 euro. Questa è l'ultima bolletta. Yes. Quindi quanto avete pagato? 1905 euro. Attenzione, questo è il consumo di novembre-dicembre, quindi ancora in realtà non era, so se c'è stato. Meno. Sì, non so quanto arriveremo a pagare nei prossimi mesi. Quanto di più avete notato? Solitamente la bolletta media è intorno ai 1.300-1.400, quindi sono 600-700 euro in più. Una struttura, io ne ho anche altre strutture, voglio dire, più grosse, quindi arriveremo a costi eccessivi, credo. Allora, ho speso 40 euro. 40 euro per un chilo di pane, 2 litri di latte. La solita spesa che magari ogni sabato una persona cerca di portare a casa. Prima quanto avrebbe pagato? Più o meno le stesse cose? Più o meno le stesse cose, intorno ai 30 euro. A prescindere che quando adesso, per esempio, col fatto dell'aumento gas e luce, non si ragiona più. Quanto ha notato il rincaro? Intorno a 70 euro, però si può dire che i termosifoni non li accendo. Stringiamo i denti e andiamo avanti, siamo abituati a fare sacrifici, li faremo e ci rialzeremo. Allora, onorevole Fratoianni, arrivo da lei, perché poi dai macro temi si va alla vita di tutti i giorni, perché poi quelle parole, quei temi che ci sembrano così astratti, invece incidono sulla carne viva delle persone. E Mattarella ieri ad un certo punto ha parlato delle diseguaglianze, ha posto l'accento anche sulle nuove difficoltà. Nel grande capitolone sulla dignità, la parola che ha pronunciato 18 volte, c'è stato spazio anche per questo, Tiziana. Nuove difficoltà si presentano, le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del prezzo dell'energia. Preoccupa la scarsità e l'aumento del prezzo di alcuni beni che sono di importanza fondamentale per i settori produttivi e quindi per le famiglie. Vecchie e nuove difficoltà, Fratoianni. Sì, vecchie e nuove, la professoressa Fornero ha spiegato alcune delle dinamiche che stanno determinando la crescita dell'inflazione, ce ne sono anche altre naturalmente, in qualche caso anche dinamiche di carattere speculativo, ma quello che accade diciamo, ha una ricaduta molto, molto concreta sulla vita delle persone, innanzitutto perché si incrocia con l'altra cosa che avete ricordato e che però ricordiamo troppo poco nel dibattito pubblico di questo paese, cioè che in questo paese i salari, i redditi delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici in tutti questi anni sono andati al passo del gambero, hanno camminato all'indietro. Sì, dovremmo avere un cartello con i salari in Italia e in Europa dal 1990, perché ha colpito molto anche noi, a corredo di quello che dice Fratoianni. Esatto. Come si vede, l'Italia è l'unica nella quale non c'è stato un aumento, ma c'è un segno meno. Ora questo diciamo è il punto da cui dovremmo partire, poi naturalmente ci sono moltissime cose che andrebbero fatte, bisogna intervenire sul tema dei costi dell'energia, ci sono questioni legate alla geopolitica, tutte cose molto serie e molto complesse e che non si risolvono con un colpo di bacchetta, però c'è una cosa su cui occorre una volta per tutte aprire gli occhi e mettere in campo una politica, e è quella legata alla crescita invece che alla decrescita dei salari, degli stipendi, perché è del tutto evidente che il combinato disposto che si determina tra l'aumento dell'inflazione e la stagnazione nella migliore delle ipotesi, ma come abbiamo visto in grande parte la regressione della dinamica salariale, è esplosiva per la vita delle persone. I costi dell'energia, la condizione di precarietà, insomma siamo di fronte a una situazione che presenta, come il Presidente ha ricordato, molti nuovi problemi. Allora, e chiudo, siccome l'altra cosa molto importante tra le molte che ha detto il Presidente Mattarella nel suo discorso ha a che fare con la necessità di rimuovere gli ostacoli, di combattere le diseguaglianze, no? che sono il freno principale alla crescita di un paese, a una crescita sana, per rimuovere le diseguaglianze servono delle politiche, perché questa dinamica produce una sorta di patrimoniale al contrario, possiamo dirlo, no? Sì, certo, insiste soprattutto su quelli che hanno meno.
non c'è dubbio. Ce la fa, per chi ce la fa con difficoltà, ma non solo, solo i più poveri, vale anche appunto per tantissime imprese, piccolissime imprese. E adesso, imprese, adesso arriviamo, per perché appunto abbiamo provato settori, a mettere in fila un po' di ragionamenti. Però, professor Pannarari, c'è un punto, no? Noi oggi, a partire dalle parole di Mattarella, proviamo a capire quando Mattarella insiste su quella parola, dignità, che ripete 18 volte e dice sono tutte le dignità offese, no? E pone l'accento sulle diseguaglianze, dice che ci sono nuove difficoltà per gli italiani e che dunque la politica tutta deve fare attenzione a quello, deve interrogarsi su quello, deve dare risposte su quello. Anche in questo io leggo un tono diverso, lei oggi scrive del bis diverso, no, tra Mattarella e Napolitano. Io anche in questo leggo una differenza significativa che non è soltanto nei toni e nel carattere evidentemente delle due personalità. Prego Pannarari. Sì, ha a che fare con la cultura personale del presidente Mattarella, esatto. E quella parola dignità ripetuta così tante volte fa venire in mente il personalismo cristiano, cioè l'idea umanistica per cui all'interno della società, laddove ci sono i corpi intermedi, che non a caso il presidente ha richiamato, laddove ci sono i partiti da rilanciare, ci sono non tanto degli individui, ma ci sono delle persone di cui rispettare la dignità. E questa dignità ha a che fare naturalmente con una condizione di, si direbbe nel linguaggio della dottrina sociale della Chiesa, di giusta mercede, a proposito delle parole dell'onorevole Fratoianni prima, cioè una dinamica salariale che tenga conto del fatto che non ci possono essere working poor, che sono purtroppo i lavoratori poveri, sono purtroppo uno degli effetti più evidenti di tutta una serie di dinamiche che abbiamo visto all'opera nel corso di questi anni. L'altro elemento ha a che fare con un'idea di società, nel senso che il presidente Mattarella, insistendo così tanto sulle disuguaglianze da combattere, addirittura usando una frase un po' critica su cui in tanti si stanno interrogando in queste ore, cioè il fatto che esistano dei poteri economici sovranazionali che forzano la capacità della democrazia di garantire la coesione sociale, sta dicendo che abbiamo di fronte un rischio. Il rischio è quello di una società di poveri per un verso, ma anche di persone che non lavorano abbastanza o che lavorano senza ricevere uno stipendio commisurato al loro lavoro. E questa è davvero una prospettiva terribile, perché tra le implicazioni sociali più drammatiche delle dinamiche che state descrivendo c'è esattamente il fatto di una società che, diciamo, gli studiosi chiamano una jobless society, cioè una società senza lavoro, nella quale saltano le imprese, il ceto medio, e non è una dinamica di oggi, è una dinamica che dura almeno da un trentennio, si indebolisce progressivamente, si assottiglia, diventa sempre più debole, e questo ha una tenuta e una ricaduta molto forte sul funzionamento della democrazia. Noi sappiamo benissimo che persone arrabbiate, che non riescono ad ottenere un riconoscimento dei loro sforzi, che scivolano nella povertà, possono ricercare delle scappatoie, delle scorciatoie, e può sempre arrivare un demagogo, come si direbbe nella teoria politica novecentesca, che ne raccoglie la frustrazione e la rabbia, evidentemente. E voglio tornare sulla parola dignità e ritorno anche dalla professoressa Fornero, perché devo dire, noi ieri lo seguivamo in questo studio in diretta il discorso di Mattarella, e quella insistenza ci ha subito colpito molto, moltissimo, perché c'è il tema delle tante dignità che non vengono rispettate, che non vengono curate, delle quali, rispetto alle quali non si ha sufficiente attenzione. E sono temi nuovi, ma sono anche temi vecchi. Vi presento una persona, vi faccio vedere, l'abbiamo intervistata, una signora di una certa età. Un cliente veniva a comprare dei libri e ha detto, mi è simpatica, c'ho uno studio fotografico, gli piacerebbe che gli faccio qualche fotografia. Ero così, ero bella. Mi diceva, lei sta a pensare a qualche cosa. E io ho detto, veramente sì. Che sta pensando? Se lo lavi dalla mente, sto a pensare ai soldi. Dice, no, non ci pensi, pensi a qualche cosa bella. Mi fece una smorfia, mi venne da ridere e mi fece che... E risi un pochetto, ma mica tanto. Rossana vive da 35 anni in un palazzo della periferia nord di Roma, ma tra un mese dovrà andarsene.
87 anni e mi hanno dato lo sfratto perché non pago. Ma però non ho potuto, perché mia figlia che prendeva la pensione, perché era una cardiopatica, è morta così. E con 650 euro al mese che mi danno di pensione sociale non posso fare niente. La signora non ha avuto la possibilità di accedere al reddito di cittadinanza, che prevederebbe un'integrazione fino a 280 euro mensili per pagamento dell'affitto, proprio perché lei non è in regola con il contratto dell'affitto. L'altra questione è che la signora sta in un alloggio di edilizia pubblica, dovrebbe pagare un canone sociale molto più basso di quello che lei ha pagato fino ad oggi, perché è un alloggio destinato proprio ad affrontare l'emergenza abitativa di chi non ce la fa pagare i canoni di mercato. E dove dormo io? Poi, dopo ha detto che dormiva mia figlia, vedi, io metto sempre le cose. Questi sono tutti mobili da quando mi sono sposata, sono tutti antiquariati. C'è un solo ricordo. Questa era mia figlia, al mare, Cinzia. Nemmeno un anno prima che è morta. La vita è tutta dentro queste cose. È corta. Se nasce, se muore. Se nasce si sa, ma come se muore non si sa. Professoressa Fornero, abbiamo lasciato tante persone indietro e quindi questo in qualche modo ci riporta a quelle 18 dignità dette da Mattarella, no? E poi però c'è, diciamo, una politica che sembra ragionare per proclami, non so, adesso sulla questione delle bollette c'è il tweet di Salvini, anche Conte poco fa ha invitato di nuovo il governo a intervenire. Salvini parla di 5 miliardi già distribuiti e 20 da trovare dove non si sa, lo diciamo noi, in deficit, quindi facendo altro scostamento di bilancio. E allora io le chiedo, professoressa Fornero, se questo è il punto, se il punto è aggiungere, spostare di qua o di là 5 miliardi in più, 5 miliardi in meno, attenzione, non mi sfugge che stiamo parlando di cifre importanti e che pure qualcosa bisognerà fare, però mi chiedo se il punto è quello o se il punto è chiedersi che società vogliamo essere. Sicuramente dobbiamo chiederci che società vogliamo essere, ma dobbiamo anche guardare al nostro passato, gli ultimi 25 anni circa, che sono gli anni in cui, diciamo per una ragione o per l'altra, noi abbiamo smesso di crescere come paese, anche ridicolizzando la crescita come se fosse un fatto tutto negativo, anziché cercare intelligentemente quella che oggi viene chiamata crescita sostenibile. E il paese tutto in questi 25 anni si è impoverito. Si è impoverito con le situazioni che il vostro servizio ha descritto prima, di anziani abbandonati, ma si è impoverito anche coi bambini, magari delle periferie, che sono abbandonati dalle scuole, si è impoverito col lavoro scarsamente remunerato e molto precario, del quale anche abbiamo parlato in questa trasmissione, e in questo frangente è vero che una parte nettamente minoritaria del paese ne ha trovato modo di arricchirsi. Allora, ci vogliono due cose, attenzione, perché la dignità è un concetto importantissimo e richiede in molti casi delle politiche pubbliche di redistribuzione, cioè prendere da chi ha di più e dare a chi ha di meno, che sono il contrario però dei privilegi, e cioè prendere da chi ha meno per dare a chi ha di più. E noi, certe volte, sotto l'etichetta di politiche sociali buone per tutte le stagioni, abbiamo coltivato i privilegi anziché eliminato le zone di disagio maggiore per giovani, giovanissimi e per anziani. Dopodiché ci vuole la crescita, perché solo la redistribuzione non permette, cioè ci ritroveremo tutti più poveri tra 5 anni. E quindi lei dice è necessario però che il paese riprenda a crescere. Sa qual è il punto che
Ovviamente sembra un film distopico, perché io continuo a leggere cifre 6% di crescita e poi vedo la signora intervistata lì e mi fa male il cuore. Cioè, c'è qualcosa, no? Perché porta. I tempi evidentemente sono diversi anche, no? Tiziana, della messa a terra. Il 6% di crescita di quest'anno non ci porta neppure neanche, sì, sì, al prima pandemia. COVID. No, no, è chiaro. Ed eravamo già una no, società... No, però siccome ho sentito stappare bottiglie di champagne, no, non è allora insomma, mi lascia un attimo perplessa, voglio sentire anche Fratoianni sul punto. Ma io credo questo, l'ho detto prima, adesso l'ha ripetuto anche la professoressa Fornero, sono d'accordo, servono politiche redistributive. Chiedere a chi ha molto per dare a chi ha poco. Questo vale nella dinamica salariale, serve per esempio un salario minimo legale. Possiamo stabilire che sotto i 10 euro all'ora in questo paese non si può lavorare? Che chiunque lavori, in qualunque lavoro, almeno 10 euro all'ora li deve guadagnare. Non 4,60 euro lordi, 3,60 euro lordi, perché sennò il lavoro povero non lo cancelli mai. E poi politiche fiscali di redistribuzione. Però, come è stato ricordato, questo non basta. Serve anche immaginare una dinamica di crescita. Ora, qui non c'è soltanto una condizione distopica, come hai appena ricordato, no? 6,5 di PIL, una crescita impetuosa, e poi scopriamo che la povertà continua a crescere, la diseguaglianza esplode. C'è un problema che riguarda il contenuto della crescita, la natura della crescita. Uno dice: perché abbiamo smesso di crescere? Ma mica solo perché abbiamo coltivato i privilegi, vero? Anche forse perché abbiamo immaginato che le ricette per la crescita fossero alcune che si sono rivelate clamorosamente sbagliate. Per esempio, a un certo punto, per quanti anni, vogliamo discuterlo, per quanti decenni c'è stato ripetuto che per crescere sul piano occupazionale, per aumentare l'occupazione, era necessario aumentare a dismisura la flessibilità. Ve la ricordate? Una parola magica, cioè, ricordiamo benissimo. Che detta così non è una brutta parola. Io penso che uno che... diciamo, essere flessibili vuol dire essere anche capaci, intelligenti, il contrario di rigidi, no? Si direbbe. Poi abbiamo scoperto che dietro quella parola magica che ci è stata rimbalzata nelle orecchie. Ce n'è un'altra che comincia con la P, precario. Benissimo, precario, precarietà. Allora, questo vale per questo, vale per le scelte fatte sulla riduzione dei tagli al welfare, sul disinvestimento sulla scuola, perché quando nelle nostre periferie scopriamo, purtroppo non solo nelle periferie, che c'è una generazione, quella dei più giovani, che rischia di essere espulsa dalla prospettiva anche di una speranza di miglioramento, e che questo passa per il disinvestimento della scuola, ci dobbiamo fare qualche domanda. Quando questo paese ha smesso di fare politiche abitative, per esempio? E certo, con tutti gli sfratti, adesso praticamente ogni giorno a noi arriva una mail di qualcuno che ci chiede aiuto perché lo stanno sfrattando. Esattamente, però anche qui ci dobbiamo ricordare sbloccano gli sfratti, incubo per 32.000 famiglie. Politiche pubbliche, 32.000 famiglie. Edilizia sociale popolare. Aspetti. E poi scopriamo che ci sono casi come questo. Fratoianni, aspetti solo un attimo, perché vi voglio presentare ancora delle persone che sono gli ospiti di Giordano Giusti. A noi stanno particolarmente a cuore i pescatori di Mazara del Vallo, e non solo perché conosciamo bene la loro storia, ma anche perché questa redazione di Tagadà per un pezzo significativo è siciliana e arriva proprio da là, quindi noi non possiamo che essere particolarmente sensibili al tema, e lo dico anche a Parnarari di seguire con attenzione il loro problema, la loro storia, perché poi ci aiutano giustamente inquadrato Peppe Ciulla, che è proprio di Mazara del Vallo. Come vuoi fare quello, così è, purtroppo ce lo teniamo com'è. Vai Giordano. Grande responsabilità, Tiziana, oggi già qui a Mazara del Vallo per me, lo vorrei subito mettere in chiaro. Allora ti presento subito Leonardo Gancitano e Domenico Asaro, siamo a bordo del peschereccio, di uno dei pescherecci più grandi del porto qui di Mazara del Vallo, e dicevamo c'è un'emergenza costi. Inizio da Leonardo. Leonardo, tu oltre a insomma, questa barca, essendo un armatore, hai ieri mandato un'altra barca fuori, fanno pesca d'altura, dicevamo, il gambero rosso. Facciamo un confronto. Ieri quanto hai speso per metterla in acqua e quanto avresti speso 6 mesi fa, anche solo 5-4 mesi fa? Allora, praticamente ieri, facendo il 30% in meno della capienza del peschereccio, ho speso 71.000 euro. Perché di solito un peschereccio ha una capienza di 100.000 litri di gasolio.
per uscire ci vogliono ad oggi 71.000 euro solo di gasolio. Poi ci sono i costi di cavi d'acciaio. Ma qualche mese fa reti, quanti ne avreste spesi a parità di gasolio? 28.000 euro in meno. Ci senti? Parliamo sempre della stessa pesca, perché noi facciamo con 71.000 euro facciamo 40 giorni di pesca. Invece adesso con 71.000 euro facciamo sempre 40 giorni di pesca. Quindi tutto è... si sono aggiunti dei costi molto elevati. Praticamente, per farci un esempio, è come la luce che è aumentata nelle aziende, è aumentato a noi praticamente il gasolio. La stessa cosa, praticamente. Solo che di noi non parla nessuno, perché giustamente... Tranne Tagadà, diciamo. Forse siamo Leonardo, ma chiedo, a parte la benzina, no, il gasolio... Tu dicevi, ti do del tu perché insomma ormai siamo intimi, tu dicevi che praticamente è aumentato non solo quello, no? Non solo il gasolio, ma tutto vi costa di più. No, è aumentato tutto praticamente, perché per andare a pescare ci vogliono pure dei cavi di acciaio, ci vogliono dei calamenti, li spiego praticamente, sono delle cime, per qualcuno magari che non sa, sono delle cime per buttare le reti a 700-800 metri di profondità, questi qua sono aumentati del 40%, e poi anche il nostro problema è pure la riduzione che ci ha imposto l'Unione Europea di lavorare praticamente 7 mesi l'anno, un marittimo che guadagna 1.200 euro al mese, lavorando 7 mesi l'anno guadagnerà 850 euro al mese. Noi non abbiamo solo il problema nostro, abbiamo pure in primis il nostro problema, perché non possiamo più sostenere i nostri marittimi, perché con 850 euro al mese penso che una famiglia ad oggi non si può più mantenere. Quindi chiaro, le riduzioni porteranno pure Tiziana, su questo, se mi posso permettere, ti recuperiamo, ce l'hai vicino al giaccone di qua. Non lo vedo. Intanto ti presento anche Domenico Asaro. Se Leonardo ieri una barca l'ha messa in mare, Domenico, tu sei fermo dal 25 novembre e non sai se ripartirai. Dottoressa, buonasera. Ben trovato, io Domenico. Non la metto la barca in mare. Salve. A parte che è bellissima e intelligente lei, e quindi capisce la situazione. Grazie. Io vorrei mandare un bacione al presidente Mattarella quando parla di dignità. Ad oggi noi abbiamo perso la dignità, perché io sono un pescatore da 3 generazioni. Non vorrei morire da fannullone, vorrei morire da pescatore. Ad oggi io non me la sento di portare un pescherecce. Gli altri magari vogliono rischiare, ma io no. Il pescherecce è fermo perché... Dal 2020 ad oggi, quando io facevo un pieno di gasolio, del 2020 ho fatto 11.000 euro. Ad oggi ce ne vogliono 35. A parte il gasolio, ci sono tutte le spese di un peschereccio, perché molta gente non sa che cosa vuol dire avere un peschereccio e gestire un peschereccio. O prendere un gabbro rosso... Quando Domenico, poi vi costa pure da fermo il peschereccio, giusto? A me da fermo, io ho fatto una lista, perché a me mi piaceva far arrivare la lista. Io ho 12 mesi, in 12 mesi io ho 128.000 euro di spese. Quando il peschereccio è fermo, io ogni mese ho 12.000 euro di spese. Io ho il peschereccio fermo da 2 mesi, ho accumulato 24.000 euro di spese. Ancora devo andare in mare. Quindi, pazzesco, con la riduzione di pesche che ci impongono, i miei 128.000 euro non diventano più per 12 mesi, diventano per 6 mesi. Io come potrei fare io a combattere tutta questa situazione? Ma quanto potete resistere, Domenico, così? Poco e niente possiamo resistere, io non lo so. A parte che ad oggi noi, anche se andiamo in mare, siamo qua per sovvenzionare le pensioni d'oro e siamo qua per sovvenzionare i petrolieri. Il resto a noi non ci tocca niente. A noi non ci tocca niente. Io dopo 40 anni di contributi, io ancora devo andare in mare, perché a me la pensione non mi spetta, perché io sono un lavoratore che pago le tasse rispetto a tutti. E a me la pensione non mi spetta, perché 40 anni di fare il pescatore e io ho 58 anni, da 14 anni che vado in mare, io non ce la faccio a prendere la pensione, perché sono diabetico, artrosi, artrite, perché l'acqua di mare si mangia... L'acciaio pensa alle persone. Mangia, tutto, e certo. Quindi ad oggi stiamo. Di cosa stiamo discutendo? Non ci calcola nessuno. Fermo là, Domenico. Il nostro ministero. Fermo solo un attimo. Il nostro ministero manca.
No, no, facciamolo. Mi chiedo scusa, dottore, al nostro ministero. Al nostro ministero, manca un oculista. Un otorino, chiedo scusa, un otorino. Perché tutte le richieste che facciamo noi vengono cestinate, non ci sente nessuno. Eppure noi non godiamo niente. Noi vogliamo lavorare. Perché noi, i nostri padri, i nostri nonni ci hanno insegnato a lavorare. Vorremmo continuare a lavorare. E quindi cosa vorreste? Fatela la vostra richiesta, che questo è un palco, è una possibilità. Vediamo se riusciamo, diciamo, a utilizzare l'otorino, quello buono. Prego. Qual è la richiesta al governo? Al governo cosa chiedete? Subito, nell'immediato. Al governo vogliamo che noi pescatori dobbiamo riconquistare la nostra dignità, perché ce l'hanno fatto perdere la nostra dignità. E di sovvenzionare le aziende, perché io ad oggi non posso investire 50-60 mila euro per portare un peschereccio in mare e per ritornare con un ricavo di 65 mila euro. All'equipaggio cosa gli do io? Alle famiglie che stanno a casa cosa gli do io? Questo è tutto sbagliato. Troppe leggi burocratiche. Ogni volta che si fa un errore, noi siamo pescatori, siamo ignoranti, però ce ne vantiamo che siamo ignoranti. Però il nostro mestiere lo sappiamo fare molto bene. Però ogni volta che noi sbagliamo una virgola e viene penalizzato il peschereccio, 6 punti, il comandante 6 punti. E si quindi troppa burocrazia, meno burocrazia e regole uguali per tutti, perché credo che nel Mediterraneo le regole siano anche diverse tra Italia e altri paesi. Domenico, io mi auguro che qualcuno vi ascolti. Voglio chiedere al professor Panarari di aiutarmi a chiudere questa pagina. Noi abbiamo messo in fila diciamo quelle che secondo me sono tutte questioni di dignità. E io ho amato molto poter dare la parola a Domenico e Leonardo, perché secondo me, diciamo, loro vivono una condizione che è completamente dimenticata. Hanno ragione, ci vuole l'otorino, ma ci vuole pure l'oculista, perché loro semplicemente non li vede nessuno. Panarari, una battuta, le chiedo anche scusa, ma siamo in ritardissimo. No, questi pescatori di Mazara del Vallo ci ricordano che dignità è una parola strettamente associata alla possibilità di lavorare. Noi siamo di fronte ad una serie di fenomeni che sono la crescita senza occupazione, dei costi fissi che stanno schiacciando così tanto il lavoro e i piccoli imprenditori da rendere addirittura conveniente, però con prospettive esistenziali drammatiche, il fatto di in questo caso non scendere più in mare e di non lavorare o di chiudere l'impresa. Questo è il circolo vizioso che deve essere assolutamente panato e tolto. E a proposito di quello che diceva la professoressa Fornero, c'è purtroppo anche in Italia, insieme alla burocrazia di cui si parlava, una serie di politiche cosiddette redistributive che in realtà hanno generato non un effetto virtuoso, ma le cui risorse sarebbe meglio mettere per l'appunto per ristimolare il lavoro e la produzione. No, tra l'altro voglio ricordare che quei pescatori lì che possono uscire a pescare in alcuni periodi dell'anno e vanno a pescare quel gambero buonissimo che tutti noi conosciamo e mangiamo volentieri, loro escono, ovviamente non sanno quanto pescheranno, ma hanno chiaramente contezza delle spese che affronteranno, e quando tornano devono venderlo quel pesce. In un momento come questo i ristoranti faticano a lavorare, quindi hanno anche quel problema lì. Allora sarà utile che qualcuno li veda e li ascolti. Vado in pubblicità, ringrazio e saluto tutti i miei ospiti. Alessio, dopo la pubblicità voltiamo pagina, come si dice in gergo. E dove Frank ci porti? Frank Sinatra. Addirittura? Certo. Evviva, quasi ti invidio un pochino. Pubblicità, noi ci vediamo domani. No, domani, noi ci vediamo lunedì. Adesso c'è Alessio Orsinger.